15 e 43 minuti, Marco Lucci in diretta, sulla cosa, lunedì 2 settembre. Ci ritroviamo ormai da 3 lunedì, con questo appuntamento per, toccare un argomento importante come quello delle energie rinnovabili, argomento magari, forse in modo illusorio o blasonato, cioè su cui tutti hanno qualcosa da dire, ma pochi forse effettivamente hanno delle concezioni, dei dati ben precisi a riguardo. Tempo fa abbiamo fatto delle discussioni generiche su che cosa fossero e quali fossero le energie rinnovabili. Oggi però abbiamo uno scopo un po' diverso. Oggi abbiamo lo scopo di fare un po' di pura informazione. Grazie al contributo di due nostri ospiti, ormai abitué di questi hangout, ovvero Denis Mapelli e Giorgio Ruffini. I due, in particolare Denis, per questa puntata si era offerto di fare un resoconto abbastanza dettagliato e utile, diciamo, l'obiettivo è quello di rendere utile questo podcast il più possibile, questo evento, questo hangout il più possibile, dando dei numeri, dei dati precisi, spiegando in modo dettagliato cosa è in questo caso il termosolare come energia rinnovabile. Non è detto che non si possa aprire una discussione in merito, ma per ora l'obiettivo è quello di dare delle linee precise. E quindi io invito Denis e Giorgio, poi in seconda battuta se vuole, a fare appunto una presentazione all'inizio semplice, molto lineare e banale per chi non sa cosa sia il termosolare, come me per esempio, io non ne ho la minima idea, non so cosa sia, e quindi fai finta di parlare con una persona come me che non sa nulla, Denis, e quindi io ti lascio la parola e ascolto con molta curiosità quello che hai da dire sul termosolare. Sì, ciao ragazzi, interattori, Marco, Matteo, e niente, io in questa puntata cercherò di spiegare, senza approfondire altri settori della tecnica termosolare, semplicemente gli impianti come devono essere fatti a regola d'arte. Parliamo degli impianti solari termici, quelli che vedete sui tetti delle case con diverse tipologie. Vi farò vedere delle slide e vi spiegherò automaticamente questi parametri legati al discorso del solare. Marco, metterò la pagina in condivisione schermo. Ok, Se mi allora dà. ci dobbiamo coordinare. Ci dobbiamo Sì. coordinare a questo punto io, quando tu li metterai in condivisione, io farò altrettanto sulla cosa, in modo che lo possano vedere tutti. Quindi dammi tu il là quando ti serve. Ok, allora adesso la devo aprire io, giusto, sulla sinistra. Eccola qua. Ok, credo che tutto sia accaduto abbastanza automaticamente. Dovrebbe essere già tutto visibile anche per i nostri interattori. Vediamo adesso io sto parlando, quindi probabilmente adesso sto zitto 2 secondi, parla tu Dennis, perché sennò non si vede quello che tu stai facendo vedere. Sì, volevo chiedere solamente se i ragazzi vedono l'immagine piena come la sto vedendo io, se mi danno una conferma o se me la puoi dare tu, ecco. Allora, io credo che vedano molto bene. L'obiettivo è quello di far vedere le tue slide, quindi sia io che Giorgio staremo in silenzio e tu potrai tranquillamente parlare. Io, se può Ok. servire, ti do l'informazione, ma te ne avevo acc già accennato, non lo vedo a schermo pieno, però lo vedo in modo che è tranquillamente leggibile. Perfetto, perfetto. Niente, il titolo è La tecnologia solare, conoscere per decidere. Abitare nel rispetto dell'ambiente, la casa dell'energia solare. Un secondo che. Ecco qua. Allora, io presento questa immagine. Ogni tanto datemi delle conferme perché io non vedo voi e non vorrei mai parlare vuoto. No, 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 vai tranquillo, se ci sono problemi ti dico io tutto, non ti Benissimo, preoccupare. benissimo. Sto presentando questa fotografia che è una rilevazione fatta, stampata nel 2006 da un satellite dell'ESA
e qui si rilevano i punti più inquinati del mondo. Premetto che, se vedete la freccettina, noi siamo questa zona, questa è la zona pianura padana. Siccome la pianura padana non ha ricambio d'aria, automaticamente abbiamo un forte inquinamento e una bolla di tossine, di inquinanti molto elevata, ed è una cosa grave. Se invece vediamo sempre in piccolo l'Italia, tutta la sua lunghezza, automaticamente ci sono dei flussi d'aria differenti perché le zone di mare hanno delle correnti differenti, non hanno montagne molto elevate che bloccano questo ricambio d'aria e diciamo che il punto critico dell'Italia è proprio la pianura padana. Poi vado in alto e vedo le zone dell'Olanda, zone altamente industrializzate, e dove vedete il rosso, le NOx sono molto elevate. Se faccio una panoramica e vado in Cina, mi rendo conto che il grande sviluppo dei paesi asiatici, la grande industrializzazione nell'arco di 15-20 anni, vedete tutta questa sezione rossa, gli inquinanti sono altissimi. E uno dei punti più inquinati, sempre per un ricambio d'aria molto basso, è proprio Pechino, che è una capitale che vi dico che veramente per abituarsi all'inquinamento ci vogliono 3-4 giorni. I primi giorni vi piangono gli occhi, una cosa vergognosa, però è lo scotto della maledetta industrializzazione. Altri punti critici, andando verso l'America, la costa dell'Est, le zone più industrializzate. Il Sud America lo vediamo abbastanza bene perché c'è un discorso anche di industrializzazione non estrema e di correnti particolari. E poi la parte bassa del Sudafrica, sempre in zone molto industrializzate. Questo per capire che soprattutto nel nord Italia, tra la pianura padana, il discorso è molto serio. E difatti noi italiani paghiamo delle multe alla Comunità Europea molto salate perché siamo l'unico paese della Comunità Europea che 2 anni fa non ha protocollato un documento di come nell'arco dei prossimi 10-20 anni miglioreremo politicamente, diciamo, il discorso della qualità dell'aria. Cioè, tutti i paesi della Comunità Europea hanno protocollato l'ufficio dedicato questa documentazione. L'unico paese che non ha avuto la vergogna di non farlo siamo stati noi. Cioè, immaginatevi che vergogna. E paghiamo multe salatissime, di milioni di euro, per queste mancanze. Dennis, a parte che volevo dire anche a Giorgio che abbiamo risolto il problema che se parliamo si dovrebbe spostare l'immagine su di noi perché in effetti c'è una funzione di Google che ci permette di bloccare l'immagine su Dennis, quindi possiamo anche intervenire eventualmente. No, ma c'è comunque in chat qualcuno che mi dice, ma questi sono dati del 2006. Io adesso vorrei capire se nei dati più recenti sono ancora peggio o Eh beh, c'è... sì, Ok, no, perché sto appunto qui. diceva, ma sono dati del 2006, Dennis, quindi... Com'è invece la situazione adesso? Tu hai modo poi magari di farci vedere dati più recenti? Dati più recenti si trovano sulle pagine dell'ESA e la prossima volta eventualmente li posso ripresentare. Adesso sarebbe molto difficile trovarle velocemente, ma state certi che la condizione è peggiorata. Parlando soprattutto nella parte asiatica, perché i grandi investimenti asiatici stanno aumentando proprio dal lato di industrializzazione. C'è una politica, come ho dichiarato anche altre volte, di grandi investimenti, soprattutto in Cina, sulle energie rinnovabili. E ripeto, al 2050 il governo cinese a parole ha dichiarato che si arriverà all'80% di tutte le energie rinnovabili, perciò idroelettrico, vento, mare, fotovoltaica, di tutte le tecnologie messe assieme. E questa è una scelta perché nel loro paese hanno creato una ricchezza economica, il loro PIL è molto alto, però il governo ha fatto delle statistiche di quanti soldi, miliardi di dollari dovrà spendere dal lato sanitario rispetto alla salute dei loro stessi cittadini. E questo è il discorso del discorso, diciamo, mondiale rispetto agli inquinanti.
Passo a spiegare quali sono gli obiettivi, perché questo è un programma della Comunità Europea che è stato molto strutturato, studiato e valorizzato. Gli obiettivi strategici sono di ridurre i consumi finali dell'energia per le imprese e per le famiglie, a parità di servizi erogati, e ridurre logicamente le emissioni di gas inquinanti e clima alteranti, perché il discorso del clima alterante lo stiamo pagando tutti i giorni con dei climi tendenzialmente tropicali, le acque dei nostri mari, ripeto, anche le stesse acque oltre all'aria hanno dei ricambi rispetto agli oceani molto minori e le temperature dei nostri mari si stanno alzando e stanno arrivando anche specie animali, cioè pesci che nei nostri mari non hanno mai avuto possibilità di sopravvivere. In questo periodo stanno cadendo anche queste situazioni. Poi promuovere la crescita delle industrie, delle nuove tecnologie energetiche e dei servizi correlati. Incrementare l'occupazione a livello locale. Ecco, questo è molto importante perché le energie rinnovabili stimolano il mercato soprattutto delle piccole e medie aziende, e logicamente anche le grandi aziende, perciò gli investimenti fatti sono sul loco, sull'area geografica, sul paese. Si arriva anche a livello provincia, regione e Stato e questa ricchezza creata rimane sul territorio. Questo è molto importante. Invece i grandi investimenti, i grandi impianti sono gestiti dai gruppi di finanziamento o di banche internazionali e però i guadagni dal lato economico sono ristretti. Danno sempre beneficio perché si parla di produrre energia da rinnovabili, però la ricchezza non viene sparsa su tutto il territorio. E la cosa molto importante è che queste aziende nel settore delle rinnovabili sono tutte aziende soprattutto organizzate e create con manodopera e ingegno di ragazzi molto giovani che escono dall'università, che escono da studi tecnici. E anche la manovalanza è maggiormente organizzata con gente giovane. Perciò noi in Italia abbiamo questo problema di mancanza di lavoro e le energie rinnovabili, se politicamente verranno giustamente, come stanno facendo tutti i paesi del mondo, investendo in queste tecnologie, creeranno tantissimi posti di lavoro. Si parla che nell'arco di pochi mesi si possono creare 600.000 posti di lavoro. E non sono numeri, non sono piccoli numeri, sono numeri molto importanti. Poi tutelare i consumatori più deboli e più vulnerabili, perché cosa vuol dire? Che con le mie tecnologie rinnovabili io mi autoconsumo, produco l'energia, ma l'autoconsumo e non devo acquistare idrocarburi, perciò fotovoltaico, energia elettrica e nel termico gas per scaldare questa acqua che serve per scaldare l'ambiente o per produrre acqua calda sanitaria. Ecco, premetto, potete fermarmi quando volete, fatemi domande quando volete e non voglio diventare noioso, voglio No, invece no, nel senso stimolare. questa presentazione come prima puntata, diciamo, va bene, però naturalmente siccome sono argomenti che abbiamo toccato anche le altre volte e io ti ringrazio di averli ripetuti in modo anche schematico che queste slide sono a volte più utili di tante parole, però vorrei entrare nel merito perché così avremo la possibilità di parlare anche di fare una discussione in seguito, se no poi magari il tempo rimane poco e non riusciamo a dire tutto quello che vogliamo dire sul termosolare, sull'argomento su cui ti sei Benissimo. concentrato. Comunque, vai avanti cercando appunto di gestire bene il tempo, ecco, tutto qui. Ok, cercherò di essere veloce e dinamico. Se sono troppo veloce e dinamico, fermatemi. Gli obiettivi numerici sono ridurre i consumi del 9% nel 2015, ma questi valori si stanno alzando notevolmente, proprio per una sensibilità e situazione climatica e variazione di valori in linea con le direttive europee. Qua si parla di 35.000 TEP anno, gli obblighi di distribuzione dell'energia, cioè qua si parla di una certa quantità del progetto, deve arrivare al 2015 con questi valori di diminuzione rispetto ai consumi energetici. Un'installazione in questo caso di 30.000 kW pari a 50.000 metri quadrati di collettori solari termici per l'acqua calda sanitaria tramite i nuovi regolamenti edilizi. Cosa vuol dire? I comuni
sono stati costretti da queste normative ad inserire nei loro piani tecnici, cioè io ristrutturo un immobile o lo costruisco da nuovo, ad installare queste tecnologie solari termiche, perciò pannelli termici, e integrati nelle zone protette d'ambito ambientale e sopra tegola in zone dove non c'è questo vincolo ambientale. E soprattutto si parla di acqua calda sanitaria, perché tanta gente dice: ma l'acqua calda sanitaria si consuma poca energia. Non è vero, perché io faccio il calcolo e non ho un impianto solare termico, tutto il periodo dell'anno, 8 ore di funzionamento della propria caldaia sono parecchi metri cubi all'anno di gas consumato che io potrei evitare, perché un buon impianto solare si può arrivare al 90% di energia di tutto l'anno dato dal sole, 85-90%. E installare sugli edifici provinciali 1000 kW di impianti fotovoltaici. Questo era un valore vecchio, perché in Italia si è superato notevolmente questo discorso. E soprattutto le emissioni atmosferiche di 130.000 tonnellate annuo per CO2, e questo è molto importante. Il problema è questo: gli ostacoli quali sono? La mancanza di informazione, e noi, io spero nel mio piccolo e con Giorgio di portare queste informazioni, in modo di essere molto più chiari, la mancanza di visibilità dei potenziali di risparmio, perciò rendersi conto quanto io posso risparmiare in un anno, deficit di conoscenza sulla convenzione degli investimenti, cioè cosa vuol dire? Io investo questi soldi in questa tecnologia, ma che ritorno ho? E poi una carenza di comunicazione tra gli attori del mercato, cioè cosa vuol dire? Che tante volte c'è una mancanza di informazioni tecniche, di qualità, qualitative, perciò il consumatore finale ha delle difficoltà a scegliere le tecniche. Una cosa molto importante è la difficoltà dell'accesso al credito. Cosa vuol dire? Noi abbiamo collaborato in passato a Carugate, provincia di Milano. All'interno del progetto c'era il comune di Carugate, c'era una banca, posso fare anche pubblicità perché sono stati veramente bravi, hanno dato dei buoni risultati, una banca del credito cooperativo, hanno imprestato soldi a tasso zero. Per investimenti solari termici, fotovoltaici, pompe geotermiche, cioè tutte le tecnologie rinnovabili, perché il comune si è reso conto che investire in questi soldi vuol dire aumentare la qualità della vita delle persone, risparmiare, non produrre inquinante e oltretutto risparmiare parecchi soldi per le varie bollette evitate. Il comune stesso cosa ha fatto? Ha avuto una convenzione con la provincia e con questa banca, e si sono suddivisi il tasso di interesse, che in questi progetti si parlava del 4-6%, se lo sono accollati metà la provincia di Milano e metà questa banca. Perciò il privato poteva chiedere 10.000 euro a tasso puro zero per questi investimenti. Perciò immaginatevi voi che grande potenzialità. I governi, io parlo di questo progetto, si parla di 4 anni fa, 5 anni fa. Il progetto attualmente, io spero che rinasca, d'ambito politico, facciano parecchio per questo discorso, perché la gente deve essere stimolata. Oltretutto, il comune stesso cosa faceva? Se io faccio un cappotto termico importante di 10-15 cm e io la mia casa la porto a categoria A e B, d'alto livello, o anche casa passiva, il comune simpaticamente regalava metri cubi edificabili. Perciò immaginatevi voi quanto erano contenti i costruttori e gli stessi acquirenti o costruttori privati che costruivano questi immobili. Questo è molto importante, perché è possibile farlo, ma politicamente bisogna trovare questi attori per stimolare questo discorso. Poi c'è i rischi di investimento in efficienza energetica, perché tante volte, soprattutto nel settore industriale, non si sa i numeri, le potenzialità reali di quanto io posso risparmiare anche nell'efficienza abbinata a queste tecnologie. Eventuale non coincidenza tra investitore e utilizzatore. Perciò vuol dire che tante volte chi promuove questi investimenti o prestiti agevolati, e l'utilizzatore finale tante volte non
non sa che ci sono queste opportunità e questo è un peccato. Tutto questo è legato a un'affermazione che questo progetto è partito anni fa, ma quando Berlusconi, premessa che è stato, questo progetto è partito in Italia massivamente, spinto da Pecorario Scanio, che è un ecologista, e il vecchio governo Prodi, e in quel periodo Bersani era ministro dello sviluppo e è stato lui a far partire questo progetto assieme a Pecorario Scanio sul fotovoltaico e sull'efficienza energetica. Poi è arrivato a fare lo sgambetto il nostro amico Mastellone, è caduto il governo e il governo Berlusconi ha, in questi arco di anni, bloccato massivamente tutti questi progetti e ha cercato sempre di mettere il bastone tra le ruote perché. Se questi signori si sono messi a giocare col gas estero, loro non vogliono questa tecnologia, soprattutto quella del solare termico che fa risparmiare tantissimi metri cubi. E come associazione di categoria e come associazione artigiani e impiantisti abbiamo dovuto lottare perché fate conto che la detrazione fiscale era partita il 50% in 3 anni. Il governo Berlusconi con i suoi vari ministri Tremonti e Company l'hanno portato a 5 anni e poi sono riusciti a portarlo a 10 anni, mettendo tante volte in crisi il settore. E questi signori lo facevano da un giorno all'altro, in battuta, e hanno creato parecchi problemi al settore. E premetto che il signor Berlusconi, oltre a tutte le sue varie situazioni, ha firmato una prefazione di un libro scritto da Franco Battaglia, che era quel signore che vedevate nelle televisioni che spingeva il nucleare, e ha scritto un libro dal titolo L'illusione dell'energia solare, cioè dichiarando che l'energia solare, fotovoltaica e termica non hanno quelle potenzialità che invece tutto il mondo crede e investe. E la Dennis, ti ringrazio per la parentesi politica che ci sta tutta, nel senso che diciamo che rende completo tutto il quadro. Però ti invito ad andare sui numeri, perché ho visto che alcuni dei punti importanti, come tu hai elencato, sono non si capisce le potenzialità di risparmio, non c'è informazione, non c'è conoscenza di dove si può accedere al credito. Come si può accedere al credito, non si sa quali sono i rischi di appunto nell'investimento in efficienza energetica, quindi mancano proprio dei dati precisi. Quindi, siccome lo scopo di questo incontro era dare dei dati precisi non solo su questo, ma negli eventuali futuri appuntamenti su tutte le altre forme, mi interessa che tu sia molto dettagliato in quello, perché tanto l'aspetto politico e etico dietro questo progetto è un argomento probabilmente molto condiviso da tutti, quindi non aggiunge delle informazioni che altri non hanno, tutto qui. Quindi ti volevo spingere appunto su la parte che convincesse sul perché il termosolare è buono, è utile o meno, è fruttuoso, ha una performance interessante, tutto qui. Sì, vado avanti e poi vi farò vedere delle fotografie per capire le differenze di impianti e poi spiegheremo io e Giorgio anche questi numeri, perché sennò diventerebbe troppo lungo spiegare man mano. Allora, qui cercherò di essere veloce. Nuovi regolamenti edilizi sono stati inseriti negli ambiti comunali. Ultimamente le certificazioni energetiche sono obbligatorie per la vendita e l'acquisto degli immobili, perciò io ho un valore di quanti kilowatt a metro quadrato io ho bisogno per scaldare una casa. Poi sistemi di accreditamento perché giustamente si è stimolato il discorso della certificazione energetica e si sono creati prendendo le basi degli studi fatti in Alto Adige con un sistema di standardizzazione di certificazione energetica in Lombardia e soprattutto si sta utilizzando il SACERT, ma sono nate anche altre strutture per queste valorizzazioni. Una cosa importante è che si è creata delle reti di sportelli di informazione in vari comuni, i comuni più sensibili hanno cercato di aprire questi sportelli informativi per la cittadinanza.
E poi sempre sotto questi prestiti a tasso zero in questo periodo non sono erogati, però ci sono delle varie banche che su impianti fino a 15.000, passa anche 20.000 euro, in fase di trattativa si può arrivare anche al 3% di interesse sui soldi acquisiti. Adesso politicamente i ragazzi giù a Roma stanno facendo dei bei lavori per promuovere l'efficienza energetica e soprattutto anche creare delle relazioni con dei gruppi bancari che possano erogare questi prestiti a tassi molto bassi. Questo è un ottimo idea e progetto. Ecco, orientamento delle opportunità di risparmio, informati sulla possibilità di finanziamento. Ecco, qui sono sempre il controllo della manutenzione degli impianti e riscaldamento. Collaborazione con i comuni soci. Cioè, qui potete vedere, ci sono delle varie spiegazioni di come possono essere organizzate le relazioni. E una cosa molto importante è questa: il supporto di amministratore di condominio a proprietari privati e alle piccole e medie imprese. Cosa vuol dire? Tante volte nelle palazzine dove abbiamo un grande potenziale, cioè utilizzatori di tanta, soprattutto acqua calda sanitaria, si consuma tantissimo gas per dare negli impianti diciamo centralizzati energia termica, con impianti solari termici di una certa apertura in metri quadrati si può dare una grande quantità di energia di acqua calda sanitaria su tutta la palazzina. Se invece la palazzina ha la classica caldaia singola all'interno dell'ambiente, e qui i parametri cambiano e l'impianto bisogna studiarlo man mano rispetto alla realtà dell'immobile. Ecco, qui parliamo di acqua calda sanitaria, qui una slide del sole. Ecco, il discorso dell'acqua calda sanitaria. Qui si parla di impianti solari, i primi impianti solari sono stati creati nel 1800, perciò non sono tecnologie moderne, ma molto vecchie, molto antiche. Dove si sono in Europa diffuse sempre più? Nei paesi dove ci sono grandi potenzialità, tipo Grecia, dove le reti del gas si sono sviluppate in questi ultimi anni, dove c'è una mancanza di rete, automaticamente tutte le case della Grecia, soprattutto delle parecchie isole che loro hanno installato impianti solari termici da tantissimi anni. In Austria e in Germania perché? Perché in Austria e Germania c'è una cultura, soprattutto un esempio nelle scuole, si insegnano ai bambini qual è il rispetto dell'ambiente e il discorso di come risparmiare e inquinare meno. Perciò la sensibilità del popolo austriaco e tedesco, e premetto che hanno molto meno sole di noi, che siamo il paese del sole, è molto forte. Perciò la gente crede, installa e alla mano hanno parecchi risultati. Come dicevo prima, qui la Grecia spiega il discorso degli impianti che erano minimi. E soprattutto l'industria che produceva i grandi impianti si organizza una mise appunto di qualità. Cioè, cosa vuol dire? Che l'industria è stata stimolata in questi ultimi anni a investire e migliorare le prestazioni degli impianti solari termici. I classici pannelli solari che vedete sui tetti, premetto che hanno un'efficienza del 90-95% di resa di assorbimento solare, 100% sole, 95% di assorbimento. Poi logicamente ci sono le perdite sull'impianto e varie altre perdite, ma la prestazione è molto elevata e il 5% mancante è una rifrazione, una perdita dell'assorbito. Ecco, una cosa importante qui, l'impianto solare è diventato un'apparecchiatura domestica, fenomeno culturale proprio perché in Italia, questi ultimi anni, la gente ha cominciato a entrare nella consapevolezza di quanto si può risparmiare. Però, brutto dirsi, in Italia sono stati imposti e ora sono imposti il 50% della produzione di acqua calda sanitaria data dal sole e un kilowatt fotovoltaico sugli immobili nuovi e ristrutturati. Se i comuni hanno acquisito queste normative, li impongono. Ecco, una cosa importante degli impianti solari termici, che vengono influenzati molto dalla meteorologia,
dal periodo dell'anno, giustamente, dall'inclinazione e dalla presenza di superfici riflettenti. Cosa vuol dire? Che in meteorologia sappiamo che il raggio deve essere diretto sul pannello e oltretutto produce calore anche sulla luce diffusa, molto meno, ma con buona prestazione. E l'inclinazione ottimale è il sud e inclinazione 30-45 gradi. Quindi parliamo della posizione nord Italia, centro Italia. E questi sono dei valori variabili. Logicamente sono influenzato dal fatto che il tetto, la superficie dove si installano questi pannelli, variano in gradazione. Però se io ho il pannello inclinato in una posizione ottimale, perciò il raggio arriva diretto perpendicolare verso il pannello, automaticamente ho delle prestazioni più alte rispetto all'anno, soprattutto nel periodo invernale. Il pannello più inclinato, perché nel suo viaggio il sole automaticamente d'inverno ha un'apertura, una curva molto più ristretta, invece d'estate l'apertura dell'arco solare è molto più ampia, perciò il pannello può avere anche meno inclinazione. Ma se voglio far rendere a regola d'arte il pannello, se riesco a regolarlo più inclinato possibile, ho delle prestazioni più alte. Ecco, poi logicamente valutare che non, dove stanno i pannelli non ci siano ombre, piante con Dennis, ho foglie. una domanda se mi Prego. permetti. Ma scherzo. In chat mi chiedono se tu sai a livello regionale in Italia in quali regioni vengono seguite queste normative di cui hai parlato per quanto riguarda i condomini. Cioè, nel senso, c'è una distinzione regionale oppure è una cosa nazionale che dovrebbe essere seguita dovunque? Ma la logica sempre dei progetti europei dovrebbe essere dovunque, ripeto, tornando in Germania stanno installando massivamente, in Italia ci sono comuni che hanno già acquisito i loro piani tecnici e impongono. Ci sono dei comuni che non hanno ancora inserito questi parametri, però è legata alla sensibilità soprattutto della regione. Se la regione crede in questi progetti, sburocratizza e cerca di organizzare eventi, informazioni e una regione che ha fatto buoni risultati in passato è la regione dell'Emilia Romagna, anche delle regioni del sud stanno acquisendo questi parametri, però sono sempre un po' latitanti, nel senso che ci sono sempre delle lobby che del solare termico hanno una gran paura, perché fate esempio, se voi nella vostra casa privata o nella villetta installate un impianto solare termico, voi da quando spegnete il riscaldamento a quando lo riaccendete non consumate più metri cubi di gas, proprio perché tutta l'energia verrà data dal solare termico e oltretutto una quota minore perché è d'inverno, nel periodo invernale, perché le ore di sole sono minori. E la potenzialità dei raggi solari sono più basse, però anche in questo periodo il pannello, avendo un'alta efficienza, può dare dei buoni risultati. E ripeto, per avere informazioni, contattate l'ufficio energia della vostra regione e chiedete quali sono i progetti, ma certamente li trovate anche su internet, cioè sul sito delle regioni, i progetti legati alle energie rinnovabili. E sui siti delle regioni sono molto esplicativi. Se avete dei dubbi, contattate direttamente l'ufficio energia della regione stessa. Ma quindi scusami Dennis, se uno invece cerca, ha intenzione di appunto sfruttare i pannelli, ma a chi si deve rivolgere secondo te? A una ditta che poi farà il lavoro burocratico che sta dietro oppure gli conviene informarsi personalmente per quanto riguarda il suo immobile, il suo, cioè c'è una linea diretta fra il cittadino e la regione in questo senso, oppure è meglio avere un intermediario che capisce di più, che ha più competenza nel settore? Ma il discorso è questo, il cittadino si deve acculturare, nel senso che tante persone utilizzano internet per avere informazioni, però sappiamo benissimo che internet
ce n'è di tutti i colori. La cosa importante è, se si ha un installatore di fiducia, valersi di questo installatore di fiducia. Se l'installatore è preparato e ha un'esperienza e ha installato parecchi impianti, c'è da fidarsi. Ecco, bisogna stare attenti a chi ha iniziato da poco, chi ha poca esperienza e pochi impianti installati. E il discorso invece burocratico, ci sono gli stessi installatori che possono gestire tutte le pratiche dell'installazione senza problemi di ogni sorta per il cliente privato finale. Un'ultima domanda, Dennis. Prego. Poi c'è gente che naturalmente poi preme su cose molto più pratiche e venali, come appunto i costi, ma ci arriveremo. Sì. No, la mia domanda è: a questo punto io voglio sapere come posso riconoscere una ditta competente. C'è una certificazione, un riconoscimento, qualcosa che mi dice sì, ok, questa ditta ha le competenze, oppure devo andare semplicemente per sentito dire, cioè, io questa è una domanda che mi sono fatto sempre in Ma qualsiasi scherzi. lavoro. In qualsiasi tipo di approccio con le ditte, io come faccio a sapere di quella ditta, posso fidarmi di quella ditta? Allora, il discorso è questo, come dicevo prima, chi è nel settore da tanti anni, fate conto io e Giorgio sono tantissimi anni che lavoriamo in questo settore, ai miei clienti dico: guarda, io ho installato 2000 impianti, non so se ti basta. E il discorso è questo, chiedere quanti impianti ho installato e se è possibile visionare impianti installati dal cliente privato, perché se il lavoro è stato fatto a regola d'arte, è una garanzia. Non fidatevi troppo perché, ripeto, in questo settore delle energie rinnovabili si sono buttati i cani a porci sul carro delle rinnovabili e tanti hanno combinato tanti problemi, nel senso che premetto che sono arrivati tanti prodotti dall'Asia, dalla Cina, di bassa qualità e premetto che ci sono anche prodotti ottimi cinesi, asiatici, e hanno speculato su questa cosa. Legata all'ignoranza del cliente finale rispetto alla tecnologia. Bisogna chiedere se hanno installato tanti impianti e se è possibile visionarli, soprattutto sugli impianti più, non quelli più semplici, ma quelli più complessi. Questa è una premessa molto importante. Ok, ti ringrazio della risposta. Saluto intanto Eugenio che è entrato in Hangout. Se poi avrà qualcosa da dire, magari si può prendere tramite la chat. Per ora andiamo avanti con Dennis, appunto, con la sua presentazione. Ecco, se eventualmente c'è Giorgio che vuole aggiungere qualcosa, mi farebbe piacere, non c'è problema. Giorgio, sei stato chiamato in Sì, causa. eccomi qua. Non aggiungo nulla perché tanto vedo che Dennis è abbastanza esaustivo, quindi casomai metto qualcosa alla fine. Volevo semplicemente un piccolo accenno al discorso che facevi anche tu, Marco, delle aziende certificate sul come selezionare le aziende. Purtroppo questa è una cosa non semplice, nel senso che nel mondo delle energie alternative, sia per i prodotti che per gli installatori, esistono delle certificazioni minime indispensabili, per cui chi opera nel settore normalmente le ha, però non c'è chi ne ha di più, per cui l'unica cosa che si può fare è un po' quello che diceva Dennis, cioè da una parte che il privato si informi un po', non perché deve fare lui le cose, ma perché vada da un installatore o da chi gli farà, da un possibile fornitore, non totalmente sprovveduto. E la seconda cosa è quella di chiedere referenze, ma referenze nel senso della nome del cliente e al limite andare anche a trovare il cliente, chiedergli se il lavoro è stato fatto bene e così via, perché purtroppo non esiste un metodo burocratico in base al quale tu puoi fare una selezione della qualità del Quindi fornitore. Giorgio, tu mi stai dicendo proprio un metodo all'italiana quasi, nel senso chiama il tizio, oh, come te l'hanno fatto il lavoro? Bene o Bravo. male? Allora mi fido. Non Che è uno, proprio tre, Marco, tre, uno, non uno. tre, cinque, a rompere le scatole a 10 persone, ma vi rendete conto però a che livelli siamo costretti? Perché non c'è. Cioè, ci hanno abituato a non fidarci della ditta, perché la ditta è la prima che cerca magari di. No, ma io non dico questo, dico semplicemente che in base a quelle che sono le certificazioni che ti dà la ditta,
tu non puoi capire nulla perché tutte le certificazioni, cioè tutte le aziende hanno la certificazione minima Certo. per poter operare e quindi vuol dire che non è un indice di qualità, è un po' come in altri settori quando ti dicono il mio prodotto è certificato TÜV, dico benissimo, ma non è un indice di qualità perché per vendere quel prodotto devi avere quella certificazione e quindi ce l'hanno tutti, per cui il fatto di averla non è un indice che ti dice che è una qualità migliore e quindi purtroppo quello che resta alla fine è un po' quello di fare un metodo che però secondo me non è sbagliato perché noi sappiamo bene che il passaparola è una cosa che tutto sommato funziona bene, lo si può impostare anche al contrario, io non ho il passaparola, vado dal fornitore e gli dico ascolta, mettimi in contatto con qualche tuo cliente, vado a vedere qualche impianto, chiedo un parere. Può essere una perdita di tempo, è un metodo empirico, però tutto sommato funziona. Ok, perfetto. Infatti in chat dicevano la il pezzo di carta fondamentalmente è necessario ma non utile perché non è Esperienza importante. esatto. Ok, Dennis, ti riposiziono la telecamera cioè nel tuo riquadro e ti lascio andare avanti. Ecco, una premessa. In Italia sta partendo diciamo uno standard di professionalità. Però l'italiana cosa è successo? L'hanno fatto partire, non hanno dato i tempi tecnici per creare i corsi informativi e hanno messo delle date assurde. Però stanno partendo questi standard qualitativi e informativi, nel senso che nasceranno questa figura di installatore certificato e qualificato, però premetto che c'è gente come le lauree universitarie che se li compra e per questo, brutto dirsi, è meglio non fidarsi, è meglio chiedere, informarsi bene sul il reale e sull'esperienza reale dell'installatore. Allora, torno al discorso principali applicazioni. Produzione di acqua calda sanitaria, perciò l'acqua calda sanitaria per fare la doccia, cosa molto importante, l'acqua calda sanitaria si può utilizzare anche per, invece di inserire nel lavastoviglie acqua fredda, io inserisco acqua calda, in modo che la resistenza della lavastoviglie non consuma energia elettrica per scaldare l'acqua, per lavare i piatti. La stessa cosa si può fare anche con la lavatrice. Ci stanno arrivando nel mercato anche lavatrici con la doppia entrata, acqua calda e acqua fredda. L'acqua calda giustamente viene dal solare. E la stessa cosa, la resistenza non funzionerà e risparmierò anche energia elettrica. Perciò un classico impianto per acqua calda sanitaria può essere utilizzato per queste tre funzioni. Poi abbiamo anche impianti più evoluti e poi vi farò vedere degli schemi per capire cosa vuol dire, cosa vogliono dire le diverse tecnologie. Impianti che producono acqua calda sanitaria e anche a integrazione al riscaldamento ambiente a bassa temperatura. Cosa vuol dire? Che l'impianto solare nella mezza stagione, primavera e autunno e inverno, nelle giornate di sole, possono aiutare il riscaldamento solo a pavimento a bassa temperatura. Premetto questo perché nel mercato ci sono installatori senza scrupoli che vendono questi impianti anche per scaldare, dichiarano che servono anche per scaldare con i termosifoni. Non è vero perché i termosifoni lavorano, cominciano a raggiare a 60 e passa gradi. Invece gli impianti a riscaldamento pavimento, che sono quelli moderni per noi in Italia, ma all'estero esistono da 40 anni e passa, ma anche millenni fa, perché si scaldavano le case con flussi caldi sotto il pavimento, tantissimi anni fa, migliaia di anni fa. E questi impianti a riscaldamento moderni hanno bisogno di una temperatura che viaggia dai 35 ai 38 gradi per scaldare un ambiente a 20, 21, 20 gradi, dipende quanto uno vuole tenere la temperatura all'interno. Perciò io d'inverno, siccome con un impianto montato a regola d'arte fatto bene, posso arrivare anche a 38 gradi dati dal sole, anche a 40 gradi nelle giornate ventilate e con dei raggi diretti ai pannelli ottimale. Perciò questa temperatura, questo calore lo posso iniettare nell'impianto di riscaldamento in modo che
evito di far funzionare la caldaia, perciò aiuto a risparmiare metri cubi di gas durante nel periodo invernale e mezza stagione. Perdonami se mi permetto sempre di interromperti, perché io voglio interagire sempre con la chat, e purtroppo lo dico col cuore, nel senso, vedo che molti stanno criticando non il termo solare, ma proprio il fatto che se hanno la sensazione che queste cose siano per ricchi. No, no, aspetta, infatti io naturalmente è una discussione che non doveva accadere, nel senso, nel corso di questa puntata, perché non era il nostro obiettivo, però, perché tanto poi ai numeri ci saremmo arrivati, però io volevo subito cercare di rinfrancare le persone che dicono queste cose, dicendo che uno, dobbiamo ancora dire effettivamente quali sono i prezzi, i costi, e quindi ancora non si può sapere. Due, comunque, a prescindere da questo, non si può pensare che una tecnologia e un percorso che porti a un miglioramento delle condizioni, un abbassamento dei consumi, a una risoluzione di alcuni problemi a cui dovremmo prima o poi porre rimedio, quindi la problematica che siano delle cose che costano un pochino adesso, fermino il progredire di queste informazioni, il progredire di queste anche della ricerca sulle nuove forme, anche il mercato poi si autocorregge quando ci sono più richieste per quanto riguarda appunto le energie rinnovabili. Cioè, se il mercato, la gente non pretende, ma la gente, intendo i paesi, non pretendono che si vada in questa direzione, il mercato sarà sempre d'élite, sarà sempre un mercato per pochi, se non diventa un qualcosa su cui si deve costruire il mercato, perché se a quel punto il mercato si ferma e pretende prezzi altissimi perché si produce poco per poche persone, e quindi è normale che rimarrà sempre per pochi. Io invece sono dell'idea che, e come anche penso Dennis e penso Giorgio, che si debba puntare su queste nuove direzioni, perché prima o poi ci dobbiamo scontrare con uno scoglio, prima o poi ci scontreremo con questo scoglio, cioè quello della fine di alcune forme di energia, di alcune fonti di energia. Quindi mi sono dovuto sentire chiamato in causa in questo momento, perché sennò questo lavoro che stiamo facendo a quel punto non perdeva di significato, e potevamo anche chiudere l'hangout immediatamente, se la sensazione da parte della gente è quello di stiamo facendo un discorso per ricconi che si devono fare la villa con la piscina riscaldata. Non è questo l'obiettivo, quindi non dico chi ha detto queste cose, ma ci tenevo a correggere. C'è Giorgio che voleva dire qualcosa. Giorgio, se vuoi, vai. Sì, due parole proprio relativamente a questo argomento che giustamente hai introdotto tu. Il definire un prodotto per ricchi, secondo me, deve avere un requisito per essere veramente un prodotto per ricchi, cioè deve essere un prodotto che tu lo acquisti e non si ripaga più. Cioè, io mi acquisto una Ferrari, non è che mi rende dei soldi per cui me la ripago. Quello è un prodotto per ricchi. Altrimenti è un prodotto innovativo che, giustamente, come hai detto tu, può avere anche un costo di acquisizione, ma nell'arco della sua vita si ripaga. E questo cosa significa? Che se io so che acquistando un pannello termico, un pannello fotovoltaico o un altro dispositivo innovativo o i sistemi di illuminazione a basso consumo, nel giro di pochi anni mi ripago il mio investimento, potrò avere casomai il problema di reperire questi soldi andando in banca o quello che è, ma non so. Si è bloccato Giorgio. Giorgio è ricaduto. Ha il microfono Microfono. disattivato. Riattiva il microfono, Giorgio. Sì, sono intervenute le lobby del petrolio che mi hanno tagliato la connessione. No, quindi stavo dicendo che il discorso. Pronto?
Sì, vai Giorgio, Eccomi, vai. dicevo, il discorso di un prodotto per ricchi deve avere quel requisito. Quando invece arriviamo a un prodotto che si ammortizza, ma può avere un costo iniziale non facilmente raggiungibile per tutti, qui è importante che ci sia una volontà politica di intervenire, perché se un governo a livello nazionale reputa che un certo tipo di energia alternativa, se largamente diffusa, crea un beneficio, dovrebbe fare in modo che questo tipo di energia sia raggiungibile da più persone. Tutto sommato è quello che sta avvenendo con la detrazione fiscale, è quello che è avvenuto in parte con gli incentivi che, anche se sono stati usati in modo improprio, avevano comunque quella finalità. Quindi l'importante è che ci sia una volontà politica di fare le cose e da parte del privato, appunto, che si abbia la mentalità che esponevi tu di dire: so che devo acquistare un oggetto innovativo, quindi mi informo, mi preoccupo che questo oggetto poi alla fine si ripaghi, ma so che comunque ci devo investire un po' di soldi per acquistare il progresso, fra virgolette. Era questo che volevo dire. Poi naturalmente faremo i conti, nel senso Sì, vedremo ovviamente. quanto verrà. Ovviamente. Io saluto Adri che è entrato in questo momento, lo ringrazio di essere venuto. Se ha qualcosa da dire si prenoti in chat, se ha qualcosa di cui parlare, però per ora facciamo continuare Dennis. Ecco, se mi dai conferma, se fai vedere Sì, le sì. slide, ok. Vai, vai. Allora, un'altra premessa rispetto a quello che hai detto Giorgio e hai detto tu, è del fatto che se più persone acquistano queste tecnologie, si aprono poli industriali, si acquistano tecnologie per produrre questi pannelli e massivamente i prezzi possono scendere notevolmente. Quel discorso della nicchia, poi vi darò dei valori economici per rendervi conto di cosa stiamo parlando. Ma il cerchio per stimolare il mercato è, ripeto, è puramente politico ed economico, perciò bancario. Se vengono stimolati questi progetti, parte l'investimento dell'industriale, compra macchinari da milioni di euro, dà posti di lavoro e vi assicuro tanti posti di lavoro, dà ricchezza sul territorio e tutti questi diciamo, prodotti finali sono compatibili con l'ambiente. E perché sono riciclabili al 100%. Perciò è un cerchio positivo e virtuoso. E parlando invece del lato economico, si possono creare dei prestiti a tasso agevolato o con forme di autogenerazione, cioè con i soldi che io ho investito, muovo l'economia, ho delle entrate fiscali e rigenero una quantità di soldi per rifar partire, che si chiama ciclo rotativo, questi investimenti, e funzionano, però la politica deve stimolare. Ritorno al discorso delle applicazioni degli impianti, oltretutto se il privato o una piscina comunale ha un discorso di piscina, io soprattutto nel periodo estivo, mezza stagione estivo soprattutto, posso scaldare questa massa d'acqua senza utilizzare gas e inquinare l'aria. Oh, perfetto, Dennis, facendo questo appunto hai dato però poi un altro motivo per risistemare quella discussione di prima. Queste tecnologie è vero che sono utilizzabili anche dai privati, ma non ricordiamoci che anche i grandi consumi sono fatti da, posso dire, i grandi centri commerciali, le palestre, le Bravissimo. piscine. Cioè, non dobbiamo pensare solo al nostro orticello, dobbiamo pensare che gran parte delle nostre tasse e dei nostri soldi vengono spesi anche per mantenere cose comuni, della vita comune. E se Certo. io so che nella mia città i soldi che pago per le tasse vengono investiti per fare questo tipo di investimento, io sono più felice, anche se poi magari nel mio appartamento non metto il termosolare, il fotovoltaico, perché magari mi costa, perché magari il mio condominio non è attrezzato, è tutto un lavoro più complicato, ma io devo proiettarmi in quella direzione e probabilmente lo deve fare prima ancora del privato, deve fare tutta la città, tutta la regione e figuriamoci tutta la nazione. Ecco, questo era per chiudere. Sì, Grazie. ecco, poi il discorso è questo, voi cercate di capire che se la caldaia che brucia gas e perciò dallo scarico di questa caldaia, che sia anche di alta efficienza e di alta qualità, escono sempre delle tossine, perciò immaginatevi voi in un centro abitato dove ci sono
mille immobili che buttano fuori da quel comignolo delle tossine. Quella roba lì ve la respirate. Invece l'energia prodotta dagli impianti solari termici evita di utilizzare questo gas inutile. Ed è questo lo scontro tra le rinnovabili solari termiche, che hanno alte prestazioni, e i signori del gas. E vi assicuro che ne abbiamo passate di cotte di crude, e certamente ci creeranno parecchi problemi in futuro ancora. Speriamo di lottare. E ripeto, i ragazzi 5 Stelle a Roma ci stanno lavorando molto bene su questo discorso delle rinnovabili. Sono molto in gamba. Ecco, una cosa importante è questa. Con la tecnologia solare su impianti medio-grandi si può utilizzare anche la tecnica di solar cooling. Cosa vuol dire? In centro commerciale o un immobile o un comune o una struttura d'ufficio, si può utilizzare il calore creato a 80 gradi dell'impianto solare termico per generare con degli macchinari che si chiamano ad assorbimento con base di bromuro di litio la conversione termica, cioè io col caldo produco il freddo e questo freddo generato dall'energia solare termica, solare, io posso produrre acqua dai 5 agli 8 gradi, fredda, e la posso utilizzare per condizionare ospedali, piscine, grandi strutture. Cosa vuol dire? Però io quando in una giornata molto calda ho i raggi solari che scaldano l'immobile e automaticamente se non ho questo impianto devo accendere un compressore che consuma energia elettrica molto costosa per creare il freddo. Perciò succhiare questo calore all'interno dell'immobile e buttarlo con un fluido freddo e buttarlo all'esterno, però con un costo molto elevato. E questa energia elettrica sappiamo che può essere prodotta da una centrale a carbone, perciò chiudo anche il cerchio del discorso di inquinamento. E con questa tecnica che si sta affinando anche nell'ambito di medi e piccoli impianti, sta dando dei buoni risultati, però premetto su impianti medio-grandi. In futuro si arriverà anche ai mobili privati più piccoli. E io mi immagino se c'è qualcuno tra i presenti che non ha, cioè bisogna anche valutare questo, che questo incontro che stiamo facendo potrebbe essere visionato e visto da chiunque e potrebbe anche capitare nelle mani di un piccolo imprenditore, di qualcuno che ha la possibilità di decidere delle ristrutturazioni di alcuni palazzi in alcune città e potrebbe ricavarne uno stimolo per andare in questa direzione. Quindi non disdegniamo queste nostre proposte, queste forme di informazione, perché potrebbero colpire chiunque e dovunque, non solo noi che siamo qui singoli, che ci preoccupiamo del nostro tetto personale, ecco. Ecco, ma la cosa simpatica, poi andremo a capire i numeri, che soprattutto sulle palazzine dove ci sono parecchi appartamenti, io parlo di solare termico e anche fotovoltaico, quando io faccio l'impianto e divido i costi di tutti gli appartamenti, l'impianto alla fine costa anche meno, un 30%, anche in certi casi anche il 40% in meno rispetto al privato, perché io divido la spesa su tutto l'impianto. Perciò è possibile su immobili, palazzine da multipiano, dove ho un'area solare che forse tante volte non viene utilizzata, che sia piana o inclinata, ecco, sfruttarla vuol dire portare potenzialità termica, in questo caso del solare termico, tutta l'acqua calda sanitaria può essere generata dall'impianto che poi viene distribuito a tutti gli inquilini dell'immobile, con un costo più basso rispetto a un impianto piccolo singolo. Perciò sfatiamo questo discorso anche dei costi, soprattutto sulle multiutenze. Poi una cosa molto importante sono le utenze industriali. Il calore di processo a bassa e media temperatura. Parecchie aziende lavorano e utilizzano gas, idrocarburi per scaldare acque di processo. Invece con l'impianto solare questa energia è gratuita, gratuita nel senso energia, c'è solamente il discorso del costo dell'impianto. Però come diceva Giorgio, sì, soprattutto nell'industriale dove ci sono grandi quantità di litri d'acqua calda, più l'impianto è grande, più l'impianto si ripaga velocemente. Ci sono impianti che si ripagano anche in 2 anni, anche un anno e mezzo.
Dennis, arrivano due domande. Prego. Una è di Dario Stellato, che dice una cosa, che poi non so se magari l'avresti toccata. Come si fa ad ovviare alla salinità dell'acqua ed evitare la formazione di batteri date le basse temperature? Questa è una domanda. Sì. Allora, il discorso è questo. Io prelevo acqua, parliamo di acqua calda sanitaria, inserisco questa acqua in un serbatoio. Quando nel periodo estivo abbiamo temperature che possono arrivare tranquillamente a 65-70 gradi nello stoccaggio del serbatoio da cumulo, e in questo caso questi batteri, si chiama legionella, viene distrutta da queste alte temperature. Invece nel periodo invernale e autunnale io queste temperature non riesco ad arrivare. E i casi sono due. All'estero impongono, soprattutto come un esempio in Svizzera, impongono di scaldare questa mancanza con delle residenze elettriche che scaldano solamente le parti più fredde, in modo che una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, gli si dà una botta di calore a questi batteri che vengono debellati. Okay? E poi ci sono dei serbatoi tecnici dove il fluido più caldo può arrivare nel punto più basso del serbatoio, in modo che abbatte questa legionella. E però cosa succede? Se io ho legionella nei miei impianti, vuol dire che lo stesso distributore di acqua del comunale mi dà una certa quantità di batteri e si possono anche ovviare con sistema termico, come dicevo prima, o sistema chimico, perciò si può disinfettare una volta all'anno l'impianto e di problemi non se ne hanno. Le normative sono chiare, ma problematiche del genere non succedono. Bisogna fare delle valorizzazioni della qualità dell'acqua in entrata. Se abbiamo dei dubbi, in questo caso se l'acqua è già a un certo grado di inquinamento, è responsabile il distributore. Però l'acqua italiana, delle normative italiane, è molto controllata, perché immaginatevi voi se in un comune, e succede in Italia, perché succede, ti arriva una certa quantità di batteri, immaginatevi tutto un paese sulla tazza del gabinetto, gli articoli sui giornali, questa è una battutaccia. Immagino. Dario chiede anche se il dimensionamento del sistema su un condominio non è troppo grande, cioè fare un impianto condominiale non è troppo grande? No, a questo punto avevi già probabilmente risposto a questo problema, avevi detto che dipendeva un attimino da com'era il condominio strutturato di origine, Sì, giusto? lo studio si valuta rispetto, che poi spiegherò poi, a quante persone abitano un appartamento. Se ci sono due persone per appartamento o tre, moltiplico per gli appartamenti e so quante persone vivono. Ogni persona do un carico di 50 litri giorno di acqua calda e studio l'impianto legato alla grandezza rispetto all'utilizzo. Logicamente cerco di essere un po' lasco in positivo, in modo che più energia acquisisco nel serbatoio d'accumulo e meno gas brucio per scaldare la stessa acqua. Questi sono bilanciamenti che si fanno nel progetto. Giorgio voleva dire qualcosa in merito, penso. Sì, è un'integrazione a quello che stava dicendo Dennis, perché io so che molta gente, quando si parla del pannello per acqua calda, pensa di dover produrre tutta l'acqua calda che gli serve col pannello. Teniamo presente che non è così, cioè il pannello solare può servire anche semplicemente per preriscaldamento. Per essere chiaro, io prendo l'acqua dell'acquedotto che mi entra a 7, 8, 10 gradi, dipende il periodo dell'anno. Se anche il mio pannello, perché è sottodimensionato, perché non c'è sole, me la porta a 15 gradi solamente, poi io la utilizzo a 30, vorrà dire che un qualche 15, 20, 30% dell'energia che mi serviva per scaldarla l'ho già risparmiata. Per cui non ci dobbiamo preoccupare tanto del dimensionamento dell'impianto. È una cosa che va dimensionata, ma se anche ci fosse un errore, ragioniamo in termini di risparmio. E soprattutto quando si parla di energie alternative, anche se tutti vogliono sempre avere l'autonomia, in realtà è vero il contrario, cioè un impianto a energie alternative
è bene che sia sempre lievemente scarso rispetto alle mie esigenze, perché se io ho un impianto sovradimensionato, con buona probabilità in alcuni periodi dell'anno butto via dell'energia, cioè l'impianto ha una potenzialità che potrebbe produrre più energia e non la sfrutto. Quindi a me conviene, per gestire meglio il mio investimento, avere un impianto che sia un po' scarso in modo che lavora sempre al 100%. Io avrò speso meno, quindi evidentemente da un punto di vista economico è un investimento fatto meglio. La parte di energia che mi manca ce l'avrò col gas o con l'energia elettrica, ma da un punto di vista economico avrò fatto un investimento migliore. A Sì, questo punto a me scatta una domanda. Può prego. essere anche questo un parametro per verificare se la ditta a cui ti rivolgi è in buona fede, cioè che ti dice non facciamo un impianto esagerato, teniamoci in certi limiti perché se no non lo sfrutti appieno, eccetera, eccetera. Può essere, punto di domanda, può essere un parametro? Sì, prego, prego, Giorgio. No, dicevo, a mio parere assolutamente sì, perché è chiaro che per l'azienda il fatto di darti un impianto bello, dimensionato, quello che è, viene normalmente incontro alla richiesta del cliente, perché il cliente, non conoscendo bene la materia, tende a chiedere un impianto grande. Quando si parla di fotovoltaico, tutti a dire voglio tagliare i fili dell'Enel, cose di questo genere. E nel caso del termico è la stessa cosa. Quindi un'azienda che ti propone una cosa dimensionata giusta o addirittura lievemente sottodimensionata rinuncia a una parte di guadagno e quindi secondo me è un ottimo sintomo. Poi ripeto, non è che fare un impianto sovradimensionato tecnicamente sia sbagliato, economicamente è parzialmente uno spreco. Ok, Dennis, vai. Perfetto. Sì, giustamente ha chiarito tutto, Giorgio. Allora, le tipologie di impianti sono differenti, cioè ci sono i sistemi aperti, e cioè cosa vuol dire? Poi vi farò vedere uno schema per capire cosa sono questi sistemi aperti. Il fluido che circola nei collettori è la stessa acqua che arriva dall'utenza, problemi di gelo e calcare. Cioè questi sono impianti che si utilizzano solamente nel periodo estivo, soprattutto per scaldare piscine. Perciò ho delle tubazioni in plastica industriale, neri, l'acqua entra da una parte, e esce dalla parte opposta, però nel suo viaggio il tubo ha un colore nero, assorbe, i raggi solari e scaldano l'acqua, però sono impianti economici ma che non vanno bene per tutto l'anno. Poi ci sono i sistemi chiusi, che sono quelli più professionali. Cioè due circuiti separati, uno per il fluido termovettore e uno per l'acqua calda sanitaria. Cioè cosa vuol dire? Che questo fluido è diviso tra il serbatoio dove è accumulata l'acqua calda sanitaria e il liquido che circola all'interno di questo serbatoio con una serpentina che preleva il calore dal pannello montato sulla falda del tetto e chi che sia. Poi dagli schemi vi spiegherò bene e capirete. Alle nostre latitudini si utilizzano sistemi chiusi, in cui il fluido termovettore è una miscela di acqua demineralizzata e le glicole antigelo. Ecco, questo glicole antigelo è tipo quello che si usa nei radiatori delle automobili, però è un glicole propilenico ed è alimentare. Viene utilizzato anche in ambito alimentare, perciò se ho una fuoriuscita di questo prodotto per un errore o delle problematiche, non inquina l'ambiente. Poi abbiamo questo basso punto di congelamento proprio perché il discorso che usando questo glicole propilenico d'inverno nella serpentina dell'impianto solare, del pannello solare, non si deve congelare l'acqua all'interno, che è il fluido vettore, perché se d'inverno cristallizza quest'acqua, creerebbe una pressione sulla meccanica della tubazione, la spaccherebbe e ci sarebbero delle perdite. Per questo si usa questo glicole, che è lo stesso circuito degli impianti automobilistici, dei radiatori, delle macchine. Ecco, questo. Dennis, Prego. giusto per sapere se poi ne parlerai, dice Luca Cascioli, in Toscana oltre al solare termico puoi scegliere di mettere la pompa di calore con serbatoio, parlatene perché hanno rese diverse, è un argomento un po' fuori Sì, o ne... ma velocemente, perché bisogna fare una punta per le pompe di calore bisogna fare una puntata a E parte. allora magari diciamo a Luca Cascioli se si vuole tenere informato che probabilmente ne faremo una puntata ad hoc, quindi continua sul Perfetto. termosolare perché sennò...
Allora, questo è l'impianto classico che si usa ultimamente poco perché esteticamente non è il massimo. Cioè, tanti avranno visto impianti solari che si montavano qualche anno fa, 10-15 anni fa, o dove zone che non ci sono vincoli ambientali montano il pannello solare sopra le tegole e il serbatoio in alto. È l'impianto più semplice perché automaticamente voi vedete la freccetta, giusto? Che si muove? Sì, vediamo, vediamo, vai. Ok. Questo è il pannello solare che scaldandosi con raggi solari, il liquido all'interno di questa serpentina, all'interno del pannello, circola da questo tubicino rosso. Entra nel serbatoio, rilascia all'interno c'è una serpentina che rilascia calore all'interno del serbatoio e riesce freddo da questo tubo blu che va nella parte bassa del pannello. Automaticamente io nel serbatoio ho catturato questo. Comunque mi dà acqua, non so, a 15-20 gradi, entra fredda all'interno del serbatoio e esce calda che va all'utilizzo, perciò all'utenza che doccia, lavandino, eccetera, eccetera. Questo è l'impianto più semplice, più economico, però montato con questa tecnica esteticamente, diciamo, un po' più brutto. Ma oltre esteticamente credo che sia anche grande. Sì, il Cioè. serbatoio, logicamente, su un classico impianto da due pannelli, il serbatoio contiene sui 300-400 litri e questa è la proporzione più o meno di quello che vedreste su un tetto. Però, ripeto, questi impianti si utilizzano soprattutto in centro-sud Italia, in nord Italia sono un po' sfavorevoli, ma se andate in Grecia ne trovate a Caterba, perché sono pochissimi anni che li utilizzano. Per noi è una violenza all'occhio, perché dicono che deturpano, ma io preferisco che il mio occhio venga violentato esteticamente che respirare inquinanti, questo lo posso garantire. E in questa tecnologia non servono complicati apparecchi che controllano diciamo, l'impianto, cioè nel senso non c'è pompa che fa circolare questo fluido, perché questo avviene per convenzione naturale, perciò entra freddo, scaldandosi nel suo viaggio sale in automatico, si crea una pressione che fa circolare senza pompa questo liquido vettore all'interno del serbatoio. E per questo l'impianto è molto semplice. Ma a questo punto, Dennis, però, siccome io voglio arrivare al nocciolo, Sì? scusa se ti rompo, qua, se io avessi lo spazio e la possibilità di mettermi un impianto del genere, quanto mi costerebbe? Ok, vi do dei numeri standard di prodotti di alta qualità, eh? Non vi do valori economici su prodotti, ripeto, che arrivano dall'Asia con poche garanzie. Allora, su prodotti di alta qualità, un impianto del genere, due pannelli solari, che più o meno sono dai 4 ai 5 metri quadrati totali, e un serbatoio da 300 litri, è un impianto che installato, chiave in mano, più o meno si aggira sui 3.200-3.500 euro, di grandi linee, eh? E adesso ti faccio una provocazione che arriva dalla chat, perché è Aia. una cosa che avevo anche io letto, visto e visto fare. Naturalmente Otto Bazic lo pone in un modo ironico, però c'è anche questa forma, dice, dipingete un serbatoio di nero opaco e il solare termico è fatto. Ora, Sì, siccome io ho visto fare cose con questa idea del nero opaco abbastanza casalinghe, ma che qualcosina facevano, ora vorrei capire se c'è una grandissima differenza nella resa, perché penso che ci dovrebbe essere, perché a questo punto, se no, queste cose non avrebbero senso. sì, no, Dimmi certamente, ma quanto però è va differente. benissimo. Sì, mi do un'idea. Se voi siete al mare, in meridione soprattutto, prendono questi serbatoi, li verniciano e buttano dentro dell'acqua fredda dal comune e esce acqua calda per fare una semplice doccia. D'estate va benissimo, perché logicamente, anche se l'impianto ha delle prestazioni basse, l'acqua calda te la generi e la doccia non la fai fredda. Però sappiamo anche che la temperatura ambientale in quel periodo
invece una doccia calda bollente, è logico. Perciò l'impianto in questo caso casereccio va benissimo, però durante tutto l'anno non va bene, perché d'inverno e mezze stagioni non renderebbe niente, ma pochissimo, zero. E oltretutto un impianto fatto così logicamente non ha un grado di isolamento elevato come può avere un impianto industrializzato, cioè industriale che si vende normalmente. Perciò solo d'estate si potrebbe anche costruirselo a casa prendendo un bidone dell'olio, viene lavato e verniciato e uno si può divertire così a fare un accumulo termico. Però non si parla di un impianto fatto a regola d'arte con delle prestazioni che fanno risparmiare gas. Se non si brucia gas evita, si evita gas da bruciare, diciamo. Ok, perfetto. Quindi abbiamo risposto a chi giustamente per risparmiare tendeva a una forma di termosolare molto più casareccia, ma la risposta di Dennis è chiara. D'estate, ok, perché la temperatura anche intorno al serbatoio è alta e la temperatura intorno al tuo corpo è alta e quindi l'acqua che tu percepisci è calda. Anche insomma, la sensazione è diversa che hai sul corpo, o comunque per qualsiasi lavoro che tu debba fare con l'acqua calda, in inverno magari questa cosa in cui sono necessarie temperature un po' più alte per avere il piacere dell'acqua sulle mani o addosso è diverso. Ok, vai Dennis. Adesso andiamo sulla tipologia invece circuito forzato, che è l'impianto più classico e con delle prestazioni e una qualità di esercizio molto elevata. Questa è una tecnica che si usa da tantissimi anni e fate conto che in Germania, dove, ripeto, la sensibilità è molto alta, questi impianti a circuito chiuso e d'inverno in Germania si arriva anche a temperature molto basse, 25-30 gradi. Questo è l'impianto che dà più sicurezza nella sua vita di esercizio. Perciò, cosa succede? Qui abbiamo, vedete tutto, giusto? Sì, Corretto? intanto giusto per dare una nota colorita, un'altra, Ramon, pardon, non Ramona, Ramon dice, vabbè, allora chi vive in Friuli lo sfrutta 5, massimo 6 mesi, gli altri mesi non si lava, perfetto. Va bene, andiamo avanti, Ammazza. dai, giusto per dare un po' di colore, andiamo. Sì, qui abbiamo un circuito chiuso che è costituito da l'impianto solare, il pannello solare, e qui abbiamo un circuito con un vaso di espansione che serve per quando all'interno del pannello solare, soprattutto nei periodi più caldi, il liquido aumenta di volume e il vaso espansore serve una membrana che si dilata in modo che questi aumenti di pressione vengano bilanciati. E poi qui sotto abbiamo una pompa che è controllata da una centralina elettronica. Nella parte alta del serbatoio c'è una sonda che rileva la temperatura della parte alta del pannello. Automaticamente la centralina decide se far girare o no la pompa, cioè quando di notte il pannello solare è freddo, la sonda rileva temperature basse e la pompa è ferma. Durante la mattinata il sole si alza, incomincia a scaldare la superficie del pannello solare, la sonda rileva, che è installata in questo punto, rileva la temperatura che si alza e piano piano fa girare la pompa, in modo che questo liquido fa questo viaggio, entra nei pannelli freddo, sale nel suo viaggio, si scalda, esce caldo dal pannello solare, entra dentro al serbatoio, qui non si vede, ma all'interno c'è una serpentina, una multiserpentina che gira, 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 rilascia calore all'interno del serbatoio e finito il suo viaggio nella parte bassa, esce più fredda, con un delta di temperatura dall'entrata all'uscita che può variare dai 7-10 gradi, dipende dalle situazioni, automaticamente ritorna nel suo viaggio e il circuito è chiuso, continua così. Perciò caldo, rilascia calore, freddo, rientra nei pannelli e continua all'infinito. E tutto è gestito da questa centralina elettronica e dalla pompa. Logicamente all'interno del serbatoio, anche qui abbiamo una certa quantità d'acqua, esempio 400 litri, l'acqua fredda entra dalla parte bassa, nella fase di riscaldamento cambia la sua densità, sale. A 70 gradi e nella parte bassa possiamo avere una temperatura di 40 gradi quando io sto caricando il serbatoio. Perciò, fino a quando il serbatoio, dalla parte alta alla parte bassa, non ho una temperatura, esempio
misurata con un'altra sonda che in questa posizione si installa, che può essere 65 gradi. Se io in alto ho 70 gradi e qui ne abbiamo 65, vuol dire che io ho caricato tutto il serbatoio. Automaticamente la sonda dice alla centralina: guarda, sono carico, ho accumulato tutta l'energia gratuita dall'energia solare, ferma la pompa. E automaticamente il circuito si ferma, perciò fino al giorno dopo automaticamente l'impianto si mette in pausa, ma io ho da sfruttare 400 litri di acqua calda. Quest'acqua calda la utilizzerò automaticamente per l'immobile e, come vi ho spiegato prima, per varie applicazioni. Questo è un circuito, ripeto, che è molto affidabile e si installa da tantissimi anni, perciò è quello più sicuro ed efficiente. Dennis, arrivano altre idee, proposte, critiche. Allora, innanzitutto c'è Pasquale Di Massa che dice: questo è il mio impianto. No, scusate, io ho un impianto a vaso aperto e dice: ho ridotto la bolletta a luce in maniera pazzesca. D'inverno riesco ad avere acqua tiepida, ottima per la doccia. Essendo sensibile agli infrarossi, riscalda anche con le nuvole. Vaso aperto intende quello che abbiamo visto prima? No, sì. Vaso aperto è un altro, cioè cosa vuol dire? Vaso aperto vuol dire che questo circuito si usava tanti anni fa il vaso aperto, pochi lo usano ancora adesso, perché cosa succede? Se la temperatura scappa dell'impianto, l'acqua va in ebollizione o il glicole con acqua, automaticamente, essendo un vaso aperto, il liquido va nell'aria, perché evapora. E bisogna continuamente reintegrare il liquido in questo circuito. Questa è una pecca perché cosa succede? Se non lo integro, automaticamente mi continua a evaporare il liquido. E tanti, in passato cosa succedeva? Nel periodo invernale la gente si dimenticava di inserire il glicole e si spaccavano i pannelli perché invece di glicole c'era solo acqua o poco glicole. Perciò sono impianti a circuito aperto, sono quelli che danno. In passato si usava questa tecnica, ma ha dato problematiche e col circuito chiuso si sono risolti questi problemi. E a questo punto andiamo su dei numeri anche per questo impianto? Sì, un impianto classico per 4 persone, 400 litri con 6 metri quadrati più o meno di pannelli montati, chiave in mano, si parla di 5.000 euro, sempre impianti di alta qualità, sui 5.000 euro. Una premessa per dare delle informazioni. Voi fate conto che il giorno stesso che io ho montato l'impianto e l'ho fatto funzionare, il mio immobile, parliamo di termica, di fotovoltaica e di qualsiasi tecnica, energie rinnovabili, il mio immobile, magicamente, può aumentare di valore del 5 anche al 10% di valore economico. Cosa vuol dire? Che se il mio immobile costa 100.000 euro, io automaticamente ho nella vendita, nella trattativa di vendita dell'immobile stesso o di qualità di costo, cioè di valore dell'immobile, posso avere questo aumento. Questo aumento economico mi ha già ripagato notevolmente l'impianto, perché chi acquisterà questo immobile nella sua vita di gestione, esempio 5 anni, automaticamente tutti i soldi che risparmierà in energia elettrica per il fotovoltaico e gas per il termico. Si ripaga velocemente l'impianto stesso. Ecco, questa è Ma un'informazione questo è importante, importante. cioè, quindi l'immobile acquista Valore. un'attrattiva anche, insomma, per un riacquisto, cioè una rivendita e un acquisto, insomma, in un futuro. Certo, perché quando si fa la trattativa, se c'è di mezzo un'agenzia o con le nuove normative di cui bisogna avere la certificazione energetica, se io in questo immobile ho un impianto fotovoltaico, un impianto termico solare e altre tecniche energie rinnovabili, io quell'immobile lo vendo caro, lo vendo perché chi lo acquisterà valorizzerà questa qualità sapendo che la gestione dello stesso immobile gli farà risparmiare parecchi, parecchi soldi. Ok, un'altra domanda. Correttore automatico chiede: ma se cambio casa, posso portarmi dietro l'impianto o diventa antieconomico farlo? È Quindi. antieconomico farlo perché quando se lo smonto non posso poi vendere l'immobile a un valore più alto. Però posso far tutto, posso smontarlo e spostarlo, non c'è problema. È però inutile perché è assurdo. Ok, c'è Pasquale Di Massa che non è proprio d'accordo con la tua analisi del vaso aperto, però a questo punto, visto che la puntata di oggi non è proprio una
discussione, un dibattito. Magari lo invito a tenersi presente nelle prossime puntate e magari sottoporlo in un hangout un po' più aperto, che magari faremo nelle prossime settimane, vediamo. Quindi se Dennis è pronto a ribattere alle No, ma affermazioni. guarda, mi manca UFO oggi, penso a te. Quindi, ok, se vuoi andare avanti, vai. Sì. Allora, ci sono diverse tipologie di pannelli solari. Il collettore solare piano a piastra captante, eventuale trattamento selettivo, cioè questi pannelli sono su una base di o alluminio o rame e vengono sputerizzati, cioè diciamo, parlando semplicemente, verniciati con delle vernici tecniche speciali, però con delle tecniche evolute, tecnica sputtering, in modo che questa superficie diventa selettiva, cioè assorbe i raggi solari e, ripeto, si arriva al 95% di resa. Il materiale isolante è la parte bassa del pannello solare, la copertura trasparente protettiva è il vetro tecnico di sicurezza su questo scatolato, questo rettangolo che è il pannello, e poi la scatola di contenimento. Poi ci sono quelli piani normali, poi ci sono collettori scoperti, che sono quelli, come diceva il ragazzo, del bidone dell'olio verniciato di nero, senza scatola, con copertura senza copertura isolamento e un utilizzo ridotto che è, ripeto, solo nel periodo estivo. Poi c'è la terza tecnica che sono i collettori con i tubi Ecco, sottovuoto. che peraltro questa era una tecnica che aveva sollevato anche proprio Pasquale, quello di prima, aveva detto Benissimo. lasciate perdere i pannelli e concentratevi sui tubi sottovuoto. Bene, qua mi prendi proprio a puntino. Premesso che noi siamo tantissimi anni che facciamo impianti e ne abbiamo visti di cotte di crude, e io, la mia particolarità è che io testo prima a casa mia le tecniche e poi le vendo, perché io ho rogne e problemi con i clienti, non ne voglio dal lato tecnico. Il discorso è questo. Premessa, i pannelli solari termici, vi parlo del mercato tedesco, e ripeto, in Germania sono tantissimi anni che li installano. L'85% degli impianti sono tecniche a pannelli piani perché non hanno problemi e hanno delle rese ottimali e non hanno problematiche. Io non voglio parlare male degli impianti sottovuoto perché se un cliente viene da me e mi chiede cosa mi consigli, un impianto sottovuoto o un impianto piano? Io per due volte gli spiego la particolarità della qualità del classico pannello piano. Poi, se per la terza volta mi chiede che vuole il sottovuoto, io gli monto il sottovuoto, gli faccio firmare un documento e gli installo il sottovuoto. Premetto che nel mercato del sottovuoto, che sono dei cilindri come delle lampade neon, però tecniche, all'interno di questo cilindro c'è sempre un captatore. Che assorbe questi raggi e la particolarità del sottovuoto è che industrialmente viene succhiata l'aria interna di questo tubo in modo che questa superficie captante ha un grado di isolamento maggiore tecnicamente del pannello piano. Però cosa succede? All'interno di questo tubo cilindrico creo questo sottovuoto e nel periodo di chi ha la sfortuna di beccarsi una grandine importante nella zona geografica, avendo questo tubo sottovuoto e questi spessori di vetri tecnici molto fini, quando vanno in risonanza questi tubi si spaccano molto facilmente, cosa che non succede invece per i pannelli piani, perché la superficie vetrata ha uno spessore di 4 mm e un'ampiezza importante. No, a Ecco, questo lui. punto mi verrebbe da dire un altro, perché mi interessa molto questo aspetto, un altro dei parametri per valutare se la persona con cui sto dialogando per l'installazione di un sistema è competente o meno, è che si preoccupa di sapere bene, di descrivermi bene le differenze anche per quanto riguarda le zone geografiche, se sei al sud, al nord, se la tua zona è soggetta a vento, a piogge, più o meno Bene, spesso, cioè. Anche questo è un certo. parametro di competenza, di professionalità. Sì, questo è molto importante e ripeto, ci sono delle zone dove sono più soggette,
voglio fare una premessa. Ci sono impianti a tubo sottovuoto di alta qualità, però cosa succede? Hanno un costo del 30% in più. E quel 30% in più non mi dà, dal lato mio professionale, perciò il mio pensiero, non mi conviene perché col piano io ho lo stesso risultato a un prezzo più basso e una sicurezza nel tempo maggiore, perché ripeto, sono montati da tantissimi anni e si conoscono tutte le particolarità del pannello stesso. E poi ci sono invece nel mercato tantissimi prodotti asiatici, cinesi, di bassa qualità, che stanno succedendo di tutti i colori, tanto che la media una volta o 2 volte a settimana mi chiamano clienti dicendomi: guarda, è arrivata una grandinata e me li ha distrutti, avevi ragione. Beh, io te l'ho detto. Ecco, ripeto, ci sono anche queste tecniche prodotte in Europa, ma hanno dei costi molto elevati. Poi un'altra particolarità è questa. Sul pannello piano, se io vendo il pannello solare termico a 2 metri quadrati, sono 2 metri quadrati. Invece nel mercato dei tubi, il 2 metri quadrati è tecnicamente impossibile averlo, rispetto all'impianto. E tanti venditori li vendono come reali, ma non sono reali perché tra un tubo e l'altro ci sono degli spazi vuoti dove il raggio, questa superficie captante non c'è, come negli impianti solari termici piani, e automaticamente ho meno metri quadrati, ma tanti venditori li vendono come per dire 2 metri quadrati, ma se io faccio la misurazione della superficie reale, può essere invece che 2, può essere 1,5, 1,6, perciò ho meno assorbimento. Ci sono delle ditte che hanno fatto una tecnica a rinfrazione, cioè sotto a questi tubi hanno messo una lamina infrangente che ovvia un po' questa problematica, però queste lamine stesse nel tempo si degradano, perdono rinfrazione e poi alla fine il risultato non è positivo. Premetto che io non voglio parlare male di questa tecnica, ma sto spiegando le problematiche tecniche reali sul campo. Ok, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Ok, questo è il dimensionamento, una cosa molto importante. Ok, consideriamo una famiglia di 3-4 persone, impianto solare per acqua calda sanitaria, perciò solo acqua calda sanitaria. Parametro glielo cambio, invece di 50 posso arrivare all'80, scusate, 50% di acqua calda sanitaria è la media, io glielo posso alzare all'80 litri o anche 100 litri, questo lo decido io rispetto a certe situazioni tecniche, perché cosa vuol dire? Invece che dai 50 litri, io se accumulo 100 litri per persona, io ho accumulato più energia nel serbatoio. Questo lo posso avere perché logicamente oltre un serbatoio più grande aggiungerò uno o due pannelli in più. L'impianto costerà un po' di più, però se io ho accumulato tanta energia in questo serbatoio, questa energia non la butto via perché il serbatoio è isolato e se il giorno dopo piove per 1 o 2 giorni, io più energia ho accumulato nel serbatoio, meno gas consumerò per scaldare quest'acqua. Perciò questo dimensionamento lo faccio io personalmente rispetto alla mia esperienza e alle situazioni tecniche che ho sull'immobile e questo è molto importante sul dimensionamento. Poi, ripeto, questo 70% può arrivare anche all'85%, questo è un valore di media rispetto al 50 litri a persona, però può essere innalzato rispetto a tutto l'anno. L'installazione più è a sud e inclinato a 30 gradi rispetto alla nostra posizione geografica, ho una prestazione migliore. Però se ho una casa. Con la di ovest, automaticamente in questo caso. Ho delle perdite, però le posso dimensionare aumentando i pannelli. Cioè, cosa vuol dire?
Sì, ho anche 90 gradi est l'impianto, io sfrutterò alla mattina quando nasce il sole, più energia la assorbirò durante la fase mattiniera. E quando il sole logicamente sarà a ovest, quell'impianto non sarà irraggiato, però quello che ho perso nel periodo serale, pomeridiano serale, l'ho acquisito la mattina. E questa è una cosa importante sul dimensionamento. Perciò l'impianto lo posso montare anche a diverse inclinazioni tra est e ovest. Poi la superficie captante necessaria è di 4 metri quadrati e un accumulo di 300 litri. Questo è il classico impianto che si monta per sempre queste 3-4 persone. I valori indicativi influenzati da diversi fattori, quelli che dicevo prima, rispetto all'esperienza e alle problematiche dell'immobile, che sia un'industria, che sia una palazzina o che sia una villa privata. Ok, io a questo punto Prego. penso che tu stia entrando nelle questioni più tecniche, economiche, pratiche economiche, giusto? Sì, Ok, e poi ti chiederò innanzitutto quanto ancora secondo te ti manca per chiudere, non perché ti voglio mettere fretta, ma perché voglio capire quanto tempo abbiamo da gestire ancora, guarda, e sì, ti scusa, chiederò scusa. poi di dirmi un parere spassionato sulla maturità di questi impianti e se ci sono margini di miglioramento sia per quanto riguarda le performance che i risparmi e quanto è questo margine naturalmente. Quindi dopo Certo. sarà la chiusura della discussione, insomma della tua presentazione, voglio che verta su questo, dire se siamo a un livello ottimale già oppure ci sono molti margini di miglioramento ancora. Certo, i margini di miglioramento ci sono sempre, penso, la perfezione non si raggiunge mai, però vorrei capire nel tempo se già si può pensare di avere dei buoni rapporti qualità-prezzo oppure nel futuro se ne avranno molti di più, cioè se avrà un rapporto qualità-prezzo molto più alto. Allora, ti rispondo subito. Allora, il discorso è questo. Quando io ho queste detrazioni, devo avere anche certe caratteristiche. Gli impianti devono essere garantiti fino a 5 anni. 5 anni vuol dire che se l'impianto non è di qualità o ha dei problemi, lo rilevi subito nei primi mesi o nei primi anni. Perciò, se l'installatore vende un prodotto di qualità, deve essere certificato e deve dare questa garanzia di questi 5 anni. Le rese degli impianti solari termici sono, ripeto, sono arrivate ad altissimo livello, parliamo dei pannelli solari, cioè l'assorbimento. Con certe caratteristiche tecniche di qualità, il grado di isolamento varia anche rispetto al costo del serbatoio, perciò più isolante. Più isolato il serbatoio, più costa il serbatoio, però ho meno dispersioni, perciò risparmio sul consumo di gas. E le tecniche sono elevate. E ripeto, queste tecniche sono parecchi anni, si parla di più di 40 anni che sono in funzione e nell'arco degli anni sono arrivate a queste prestazioni elevatissime. Perciò ci potrà essere qualche punto di percentuale in più sulla qualità, ma non più di tanto, perché siamo già alti di livello. I prezzi, ripeto, scenderanno semplicemente quando politicamente questo settore verrà protetto, verrà sburocratizzato da documentazioni burocratiche pazzesche, assurde, soprattutto sulle richieste di installazione, e quando nasceranno le nuove fabbriche, ripeto, posti di lavoro, i prezzi scenderanno notevolmente e oltretutto li produrremo al 100% in Italia. Ok, ci sono anche altre due domande, una più veloce penso, se c'è Andrea Massardi che dice che da qualche parte si possono scaricare queste slide, Andrea penso di risponderti a nome di Dennis, probabilmente mettetevi d'accordo se Dennis può fornirtele, penso che non, oppure non lo so, darti un link per vederle, non so, adesso questo Dennis rispondi tu. Sì, beh, se vuoi, dagliele non c'è nessun problema, non c'è nessun problema, dagliele, Ok, basta allora che mi magari mandi un'email. mettetevi d'accordo, adesso Andrea tra poco magari l'hangout finirà e magari Dennis ti seguirà sulla chat e ti ridarà una risposta, vi potrete mettere d'accordo. E poi c'è un'altra domanda, è Dennis di Dom Palefree, Ah, dice mio di carissimo amico. Ah, ok, si possono mettere i pannelli a livello piatto, penso a livello strada?
Piatto in che senso? Non lo so, forse parlando di inclinazione, piatti completamente piatti. Si Orizzontale possono. forse. Sì. Sì, orizzontale funziona ma con delle prestazioni molto più basse, perché più è inclinato verso il sole rispetto al suo, diciamo, l'arco solare e più la prestazione è alta. Dicono che i pannelli sottovuoto a tubo, questi si possono, hanno delle prestazioni migliori, perché io posso inclinarli leggermente anche essendo montati in orizzontale. Ecco, questa è una particolarità positiva di questi impianti a sottovuoto a tubo. Proprio posso montarli in orizzontale, però ripeto, più sono inclinati i pannelli e più la prestazione aumenta durante soprattutto il periodo invernale e autunnale. Ok, Dennis, ripeto, ti chiedo quanto ancora Sì. pensi di aver da, giusto per gestire il tempo. Allora, guardo le slide perché non me le ricordo quante sono, poi vado sulle foto che sono le più esplicative. Allora, ma penso 10 minuti ho finito, anche Vai, meno. vai. Ok. Tutto questo è partito dal discorso degli incentivi. La finanziaria 2007 ha previsto un'installazione di impianti solari termici su edifici esistenti, di una detrazione IRPEF del 55% in 3 anni. Questo quando c'era quel discorso che vi dicevo, c'era il governo Prodi, c'era questa spinta su queste tecnologie dal lato burocratico. Poi Berlusconi ha cambiato tutta la zuppa. Le condizioni necessarie per la detrazione sono l'asseverazione di un tecnico abilitato che fa la relazione di tutta la documentazione, un attestato di riqualificazione energetica nel caso bisogna mandare questi dati logicamente all'ENEA che sviluppa questo progetto, e una scheda informativa che va mandata all'ENEA dopo 60 giorni, cioè vuol dire che chi fa tutta la pratica per la richiesta di detrazione viene gestita da questo tecnico abilitato e può effettuare i pagamenti con bonifici bancari speciali con la normativa di legge in modo che fiscalmente io a fine anno poi con questo documento potrò nella mia dichiarazione dei redditi defalcare questa IRPEF che non pagherò perché in questo caso nel 2013 la spalmo in 10 anni. Questo sempre grazie a Berlusconi. Vado Comunque, avanti. hai trovato Prego. un nuovo UFO, te lo dico, in chat, cioè un Bene. nuovo acerrimo nemico, se lo sei creato, che è Ottimo. Pasquale, che proprio ti sta urlando di tutto, sono superati, sono Sì, superati, no, questo è il discorso del progetto era del 2007, vabbè. No, attenzione. no, non lui parla, che sono superati i pannelli Ah! piatti, insomma, i pannelli... Ma lui può dire quello che vuole. Io ho più di 20 anni di esperienza nel settore, ognuno sulla sua esperienza può decidere di fare quello che Sì, ma vuole. infatti era per ridere. Adesso non ci Bene. sconcentriamo. Vai, No, Denis. perché tu ti diverti, eh. No, 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 no. Vai, vai, vai. Allora, il discorso è questo: i pannelli devono avere garanzia di 5 anni, perciò parliamo del serbatoio, dei pannelli, cioè dell'impianto. I componenti elettronici devono avere 2 anni di garanzia e è molto importante che ci sia questa unificazione che adesso si chiama EN, European Unification, non mi ricordo la sigla, è una unificazione europea che si chiama EN, invece la UNI è l'unificazione italiana e se non si ha questa certificazione non si possono fare queste detrazioni, proprio perché questo certificato serve come garanzia per il cliente finale e la stessa Enea in questo caso per la detrazione, cioè devo avere la qualità, non devono essere prodotti che non siano certificati, devono essere certificati. E poi logicamente tutte le documentazioni. Ecco, andiamo sulla cosa più simpatica, le fotografie. Allora, questa è una casa con una falda est-ovest, perciò il sud è su questa parete e logicamente non favorevole. Il cliente cosa ha fatto? Ha chiamato il suo architetto. Certo però che con questa foto te le tiri le critiche della chat, perché ad Va avercela bene, una ragazzi. villazza così. Oh, ci Dai. sono anche quelli che ce l'hanno, Dai, 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 eh. vai, vai. Ricordatevi sempre che quando cambierà sto mondo e verrà spartita suddivisa equamente la ricchezza, una casa così uno se lavora sodo se la può comprare. In Italia invece, adesso, non per far polemiche, invece questa equità non esiste e il risultato si sa qual è.
Allora, il discorso è che il cliente non ha voluto montare i pannelli est-ovest, ha chiamato l'architetto, ha fatto costruire ex novo questa struttura e i pannelli solari sono diventati proprio la parte superiore di questa struttura che è legata alla casa. Perciò è integrato perfettamente. Questo invece è un ristorante dove abbiamo installato. Sono 20 metri quadrati di pannelli solari termici e scaldiamo 1500-1000 litri di acqua calda sanitaria. E siccome è un ristorante, usa tantissima energia termica e con dei risparmi di gas notevoli. Questo invece è un impianto integrato esteticamente, perfettamente al posto delle tegole. È un impianto che dà le due opportunità, acqua calda sanitaria e integrazione a riscaldamento pavimento a bassa temperatura. Questo sempre è un impianto integrato, in questo caso invece è solo per acqua calda sanitaria. Questo valore tra il riscaldamento pavimento e solo acqua sanitaria si rileva rispetto a quanti pannelli io ho installato. Adesso vi spiegherò il perché. Questo invece è un impianto di acqua calda sanitaria integrato in un giardino abbellito con delle piante, perciò esteticamente possono anche essere integrati anche dal lato di qualità estetica. Invece questo ho montato in un giardino, qui non era stata piantata una pianta a basso fusto e non abbellito, diciamo, era in fase di installazione. Perciò io lo posso montare anche in giardino, in questo caso a 45 gradi. E questo è il top di inclinazione che può dare buone prestazioni, soprattutto d'inverno, perché il sole è basso e il raggio è diretto, più inclinato il pannello e più assorbe. Questo invece è il classico impianto di 300 litri abbinato all'impianto e alla caldaia termica. Perciò questo impianto è il classico impianto per acqua calda sanitaria. Invece questo è un impianto che si chiama combinato, che serve per acqua calda sanitaria e per integrazione e riscaldamento. Questo è un grande impianto. Cosa vuol dire? Che questo impianto produce dai 4.000 ai 5.000 litri di acqua calda sanitaria per tutto questo immobile. Questo Ecco, per immobile. esempio, questa foto mi interessa perché c'era gente in chat che diceva: ecco, perfetto, allora questi impianti sui condomini non si possono mettere. Beh, non è vero, perché quello è fondamentalmente la stessa struttura di un condominio. Sì, fate conto che diamo acqua calda sanitaria a tutta questa struttura. E i grandi utilizzatori, ripeto, sono in questo caso è come un pensionato che potrebbe essere. Un hotel, che può essere un centro commerciale, noi abbiamo fatto impianti da 80, 100 e passa metri quadrati, da 5.000, 10.000 litri, abbiamo fatto anche una villa dove abbiamo costruito una piscina tecnica, che si arriva a 20.000 litri, cioè questa piscina non è per fare il bagno, ma per acquisire acqua calda e scaldo con questo calore, scaldo la casa, in una gran parte di tutto l'anno. Perciò io con una grande schiera di pannelli. Posso creare un volano termico per dare delle prestazioni elevatissime anche nel periodo invernale. Perciò più l'impianto è grande, più rende e, ripeto, le prestazioni salgono e l'impianto suddiviso rispetto agli utilizzatori scende di prezzo perché viene spalmato per ogni persona il costo. Ecco, questa è una foto logicamente fatta tra Austria e Germania. È normalissimo trovare in un hotel 3 stelle, 4 stelle, chi che sia, ma anche hotel di 2 stelle o anche negli hotel, negli ostelli, impianti solari di un certo valore, di certa grandezza, perché i più grandi consumatori di acqua calda sono gli hotel di montagna, dove. Chi è fortunato si fa una bella sciata, la prima cosa che fa è tornare nell'hotel, si fa una doccia di 2 ore, immaginatevi voi quanta acqua diciamo buttiamo via dal lato di logica, ma consuma un Ecco, parecchio, magari qui perciò. scatterebbe diciamo, l'aggiunta, Lo so. meglio farsi una doccia di 5 minuti che di 2 ore. Vi assicuro che i tedeschi e gli austriaci rispettano il consumo dell'acqua. Ma siccome noi abbiamo fatto impianti in Italia, in hotel 5 stelle di un certo valore,
e abbiamo fatto i calcoli di consumo. Ecco, se loro stanno 5 minuti, l'italiano sta 15, come ridere. Eh? E, però con questi impianti, se in quel hotel di montagna non avesse questo impianto, e parlo di zone panoramiche dove uno si va a respirare l'aria fresca, se non ci fosse questo impianto, ci sarebbero una marea di tossine date da caldaie che bruciano gas o gasolio inutilmente. Cioè, i grandi impianti sono da stimolare. Comunque diciamo, Dennis, che l'ottimale sarebbe piazzare questi pannelli comunque su strutture ad hoc, nel senso già o cioè, in nuove costruzioni o in apposite zone dedicate al pannello solare, cioè Ho non so se... capito. Sì, ho capito. Allora, sul nuovo l'impianto può dare il massimo della prestazione perché la collaborazione è l'installatore, il tecnico specializzato e l'architetto. Con l'architetto si fanno delle valutazioni e si cerca di avere le massime prestazioni tra posizione del pannello e risultato finale. Invece sull'esistente bisogna fare più finezza e fare più valutazioni e decidere cosa è giusto fare e cosa giusto non fare. E io rispondo velocemente a Peppe Mania che parla di smaltimento. Dennis, tu avevi già parlato di questo e quindi avevi detto che non c'era problemi di riciclo. Zero, perché tutti i prodotti sono prodotti di qualità, di rame puro. Il vetro si può utilizzare, si può riciclare, le strutture, i contenitori dei pannelli, quelli integrati sono in legno, perciò non c'è nessun problema, quelli invece in metallo, il metallo e alluminio si può riutilizzare, i liquidi, ripeto, interni sono naturali, cioè nel senso sono industriali ma ecocompatibili, non sono inquinanti. E poi, vabbè, le elettroniche, nel caso se c'è un'elettronica, quella sì, si può smaltire senza problema. Si possono riciclare al 100% senza problemi. Ecco, Ok. questa è una struttura, logicamente il cliente non l'ha voluto mettere sul tetto, ha costruito questa struttura e ci mette sotto a seccare la legna e ha risolto i problemi, via. Perfetto. Questo è sempre Germania, ve le faccio vedere perché per far capire la logica. In Germania tutta questa palazzina e l'acqua calda sanitaria è data da questo mega impianto. Si parla di 100 metri quadrati di impianto e questa è una cosa normale in Germania. Anche su questo palazzo qua, se c'è una possibilità di utilizzare la falda, si può fare la stessa operazione. Perciò non è un problema integrare sul nuovo zero problemi, ma sul il reale si possono fare impianti con delle valutazioni. C'è questo, è un impianto sempre acqua calda sanitaria 100%, perché qui abbiamo invece una grande superficie, non più 70% durante l'anno, ma 100%, perché appena esce il sole o solo luce diffusa, io già comincio a arrivare tranquillamente a 40 gradi all'interno del serbatoio. E oltretutto, questa casa integriamo calore anche per il riscaldamento a pavimento. Perché questo? Perché voi vedete questa schiera di pannelli. Più pannelli ho montati in serie, perciò il liquido freddo entra in uno, entra nella serpentina del primo e poi viaggia in serie a tutti i pannelli. Nel suo viaggio ogni pannello innalza la temperatura, perciò più pannelli ho in serie, più le temperature si alzano, perciò si chiama effetto Boster, perciò aumento come dei gradini la potenzialità del liquido che circola all'interno del pannello. Ah, Di cacchio, non me ne podcast, sono accorto. capito. Sì, velocissimo, chiudo la tecnologia. Ecco, in questo caso il cliente ha questo impianto 100% di acqua calda sanitaria, più l'integrazione al pavimento e oltretutto chi ha la fortuna si scalda anche nel periodo primavera-estate la piscina, perciò se la può portare a temperature tranquillamente caraibiche, soprattutto nella mezza stagione. E la piscina stessa la sfrutta un mese e mezzo, 2 mesi in più rispetto a non avere l'impianto a pannelli solari. C'è gente che invece usa una caldaia per scaldare l'acqua da piscina ed è assurdo perché con l'impianto solare
si possono avere buone prestazioni. Una premessa, vedete tutto questo spazio libero, e non ho caricato la foto, ecco il cliente contentissimo dell'impianto solare, qui poi ha riempito di pannelli fotovoltaici il tetto, ed è uno dei nostri clienti più affezionati e contenti, e ci sta facendo una grande pubblicità perché è contento della tecnologia. Invece qui si è creato proprio una struttura in legno lamellare, perciò io posso anche creare questa struttura e montare i pannelli solari sopra, che possono essere termici e fotovoltaici, e scaldare la piscina. Invece questo è molto importante, stiamo andando a finire, questa è un'industria dove producono latte e lavorano i latticini. Questi signori, prima di installare l'impianto solare, bruciavano migliaia e migliaia di metri cubi di gas per portare l'acqua, perciò per creare la cagliata e lavorare il formaggio. Da quando hanno l'impianto solare termico, questo lo possiamo definire industriale, perciò grande, con più di 5.000 litri di acqua calda, ecco, il gas se lo sono dimenticato. Perciò più è grande l'impianto, soprattutto sulle industrie, e meno gas si utilizza. Questi sono impianti che si ripagano in 2 anni. E dopo tutti gli altri anni della vita dell'impianto, e tutti i soldi risparmiati con una notevole mancanza di inquinamento nell'aria. Questo invece è un impianto inclinato su un tetto piano, sempre a 45 gradi. Qui invece l'ho inserita proprio perché il cliente ha chiesto la prestazione massima d'inverno, perciò l'inclinazione del tetto era sui 22 gradi, più o meno a memoria, noi gliel'abbiamo portato a 30 gradi. Automaticamente il sole d'inverno e mezza stagione sul pannello ha una resa maggiore e ci ha chiesto di inclinarlo, però in zone dove non c'è una sovrintendenza che sfracassa i coglioni, scusate il termine, perché tante volte i burocrati sono esagerati. Vabbè, te lo concedo stavolta. Grazie mille. Questo è uno schema. Tutti questi dati che noi, prima di installare gli impianti, facciamo delle simulazioni, perciò io qui ogni mese ho la prestazione del mio impianto solare termico. Perciò quando io vado dal cliente dico anche quanti kilowatt termici io avrò durante l'anno, e automaticamente non sto vendendo una cosa così alla carlona, ma sto dando dei numeri di simulazione che è reale, perché sono studi di anni di dati di irraggiamento, parliamo di dati europei, e qui sempre la comunità europea, ripeto, ha investito tanti soldi in questo progetto sul fotovoltaico e sul termico, proprio perché i numeri, parliamo, come diciamo l'altra volta, matematica non opinione, qui il cliente finale sa quanti kilowatt termici all'anno produrrà. Poi se ci sarà un'altra puntata potrò approfondire anche questi numeri. Ok, Dennis, io ti ringrazio, chiedo a Giorgio se ha qualcosa da aggiungere. Nulla di particolare, visto che dicevi che hai anche dei tempi un po' contingentati, non ti faccio perdere tempo. Poi ho bisogno di chiederti una cosa personale, ma te la chiedo dopo. Ok, perfetto. Allora io a questo punto ringrazio tantissimo Dennis, al quale non sto rimproverando di essersi dilungato troppo, ma ha detto molto più di quello che gli era richiesto, e questo gli fa solo che onore, nel senso che ha molto, molto da dire. E ringrazio Giorgio per l'affiancamento, questa volta diciamo più di sostegno, e tutti anche gli interattori per le domande che hanno anche un pochino raddrizzato il tiro in su alcuni dubbi, su alcune questioni. Oggi ci siamo occupati appunto di termosolare, e spero che qualcuno abbia colto più di quello che già sapeva su questa tipologia di energia rinnovabile. Ci organizzeremo per eventuali nuovi appuntamenti, tanto l'organizzazione è diciamo tutta interna, ci sentiremo e ci organizzeremo, e a questo punto io chiudo il podcast e saluto tutti gli ospiti ai quali faccio l'invito di scollegarsi dall'Hangout, e poi se vogliono parlare con me ci interfacciamo magari direttamente dalla chat, o utilizziamo altri sistemi se vogliono per comunicare. Sì, Marco, mi devi scusare, se mi dai un minuto per spiegare questo schema.
che è molto esplicativo, in modo che la gente si rende conto cosa vuol dire un serbatoio, cosa vuol dire integrazione Dai, 2 minuti così solare. facciamo 2 ore pulite pulite di podcast, vai. Ottimo. Allora, veloce veloce, qui abbiamo la scheda di pannelli solari. Nel caso di integrazione a riscaldamento pavimento dobbiamo avere minimo 14 metri quadrati, perciò 7 pannelli da 2 metri quadrati. Qui abbiamo sempre il circuito di glicole e acqua che si scalda dai pannelli, viene inserito all'interno del serbatoio, che è questo cilindro, questo è l'isolamento. Automaticamente in questa serpentina che ha, in questo suo lungo viaggio, scarica il calore all'interno del serbatoio. Che in questa parte c'è dell'acqua, che è acqua del riscaldamento della casa. Finito il suo viaggio, esce nella parte bassa, raffreddato perché giustamente l'acqua ha preso il calore, la pompa fa ricircolare il liquido nel pannello e il circuito chiuso continua. Questo serbatoio si chiama combinato. Cosa vuol dire? Sono due serbatoi in uno. Qui all'esterno, in questa fascia qui, abbiamo l'acqua del riscaldamento che va al pavimento, in questo caso a bassa temperatura, poi all'interno stesso del serbatoio abbiamo un secondo serbatoio, che è questo cilindro, invece qui abbiamo l'acqua calda sanitaria, perciò l'acqua comunale entrerà dentro il serbatoio, che arriva nella parte bassa, si riempirà d'acqua calda, acqua del comune, e logicamente essendo a bagnomaria all'interno del serbatoio solare, che è del riscaldamento a pavimento, automaticamente rilascia calore al serbatoio centrale che in questo caso produco acqua calda per il riscaldamento pavimento, che è questo, e anche per acqua calda sanitaria. Perciò, avendo questo serbatoio carico di energia solare, perciò gas evitato, la mia caldaia, quando avrò il calore dal sole, non sentirà l'acqua, c'è cioè una sonda, non sentirà l'acqua calda nel serbatoio, invece che far partire la fiamma, comanderà una valvola che automaticamente deciderà se devo usare l'acqua del solare, perciò gratuita, o far funzionare la caldaia bruciando gas. E automaticamente questo calore viene convogliato all'interno dell'impianto a riscaldamento a pavimento, che nel suo viaggio rilascia nella casa il calore, ritorna automaticamente nel serbatoio, nella zona più bassa, più fredda, e riscaldandosi ancora continua il circuito chiuso che darà calore alla casa. Però premetto e ricordo, questi impianti solari solamente a riscaldamento a pavimento. Chi vi vuole vendere l'impianto che funziona anche con i termosifoni, vi sta vendendo una bufala. Ok, perfetto. Io però a questo punto ribadisco un discorso che mi sta a cuore, che è quello che l'obiettivo di questi hangout non è quello di dire ragazzi, compratevi tutti il fotovoltaico o il termico solare. L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza su ciò che c'è, su quanto costa, su quanto dovrebbe costare, sulle politiche che si devono fare per rendere questi sistemi più economici possibili e più raggiungibili possibili da più persone possibili. Il discorso, tanto qui non ci sono i soldi e non, è inutile che ne parliamo proprio, è lo stesso discorso che ci ha portato a ridosso della fine dell'utilizzo delle risorse degli idrocarburi, insomma dei fossili, insomma, senza avere delle alternative. Questo è lo stesso discorso, quel lassismo che ci ha portato a. Noi abbiamo l'Italia, io lo dicevo quando avevo 8 anni, in Italia devono accadere le tragedie per muoversi. Noi dobbiamo arrivare già pronti, noi siamo già indietro, già molto indietro. Questi hangout, questi appuntamenti che io ho cercato di fare servono per aumentare la nostra spinta. Consapevolezza, perché tutto parte dalla nostra spinta interiore. Poi la politica dall'alto deve sovvenzionare queste idee, ma se non siamo noi a pretenderle già da adesso, ma a chi ci dà retta? Se non le pretendiamo, che ci aspettiamo? Che dall'alto arriva l'illuminato che ci regala come al solito? Torniamo a questo punto a una politica di rappresentazione, cioè di demand demandiamo agli altri le cose che dobbiamo fare? No. Io sono dell'idea che queste cose servono per esempio, io, grazie a questo hangout, ho aumentato la mia consapevolezza di quanto e come e perché io potrei fare per avere un possibile sistema fotovoltaico anche in un futuro, non dico da qui al prossimo anno, ma da qui magari a 2 o 3 anni, quando magari appunto la tecnologia costerà anche un po' di meno, ci saranno dei cali nei prezzi. Quindi, per cortesia, non affrontate questo problema con questo atteggiamento
chi se ne frega, non abbiamo i soldi, non abbiamo i soldi nemmeno per la casa, quindi non ce ne interessiamo, perché è il tipico comportamento dell'italiano medio. Scusate, non ce l'ho con qualcuno in particolare, ma non amo che si faccia del distruzionismo su qualcosa che tanto poi dovremo affrontare, perché tanto fra un po' non avremo altro da utilizzare e prima o poi ci troveremo con queste tecnologie che se non le abbiamo sostenute già da adesso ci costeranno molto di più. Perché non le abbiamo sostenute, non le abbiamo rese comuni, commerciali, e quindi le riterremo sempre un bene d'élite e nessuno ci investirà mai sopra. Chiusa questa cosa, ringrazio e abbraccio calorosamente Denis e Giorgio per il loro aiuto. Ringrazio anche Adri che in questo momento non c'è e Eugenio che se n'è andato prima. Chiudo l'hangout. Semplicemente invito tutti quelli che sono presenti, se vogliono a staccarsi o se aspettare, mettersi in mute, perché vorrei portare l'attenzione su un'altra cosa. Intanto però chiudo l'hangout. Quindi sono le 17:47 minuti, vi saluto, Marco Lucci.